di valore universale che ha Chiodi, sia perché qui a Torino Chiodi ha lasciato un'altra importante traccia nell'università che qui è rappresentata. Il primo traduttore di Heidegger, ci sarà Vattimo, credo, nei relatori, che su quello imbastì numerose lezioni a noi che eravamo allora allievi dell'università, fieri che questa operazione di grande valore culturale fosse avvenuta, noi di Cuneo, fosse avvenuta da parte di uno di Cuneo. Ma lasciamo stare questo. Laggiù qualcuno ha toccato i tasti? Pronto? Ecco. Lasciamo stare questo. Vi devo dire che sull'opera filosofica e sullo sviluppo del pensiero di intellettuale, di grande intellettuale, di grande professore, di grande filosofo, di Chiodi, parleranno dopo di in tutto il corso del convegno e del seminario e le persone che sono più accreditate a farlo. Chiodi però ci ha lasciato anche un'altra cosa, che è un libretto, 1952, Banditi, scritto immediatamente dopo la sua parte fatta nella Resistenza. E io vi devo dire che ancora oggi quel testo è fondamentale. Io l'ho usato in parecchie circostanze. Quando ero a Roma e i colleghi meridionali che non avevano avuto la Resistenza chiedevano sempre: ma com'era questa Resistenza? Com'era questa Resistenza? Guarda, lei che non è impegnativo e ha una forte caratura drammatica, non è sentimentale né autoelogiativo, è un diario perfetto di quello che era, ed è una fotografia perfetta di quella che era la vita partigiana. Poi, se hai qualche interesse in più e anche la capacità di leggere qualche testo più difficile, vai su Fenoglio, il Partigiano Johnny, e poi, se ti vuoi dilettare, vai su Una Questione Privata e hai capito cos'è la Resistenza. E lo dico ancora oggi, ci sono dei mitografi, dei mitomani e dei giovani che vengono giustamente, fortemente spinti a sottolineare il valore della Resistenza, a combatterla, li troviamo nelle manifestazioni, ma che hanno bisogno di qualche traccia di comprensione forte, e anche quella è la traccia di comprensione più semplice, più chiara, più veritiera e più educativa. Quindi grazie a questo grande maestro, che ho il piacere, come presidente del Polo, che sia ricordato qui in queste due giornate, insieme a quelli che vado a ringraziare oggi, perché questa è stata un'operazione complessa. Alla mia destra c'è il presidente dell'Accademia delle Scienze di Torino, forse popolarmente non così, non si corre là, ma noi lo vediamo e lo sappiamo che lì c'è il distillato di scienza più importante della città, insomma, ed è una grande organizzazione. Poi c'è il presidente del Museo Diffuso della Resistenza, che si è molto battuto perché questo avvenisse. Poi c'è il rappresentante dell'Università di Torino, dove Chiodi appunto fu professore, che noi ricordiamo ancora. Io mi sono laureato nel 70, l'anno in cui lui è morto. Ce lo ricordiamo come un grande professore. E infine il presidente dell'Associazione dei Deportati Politici, che parlerà poi Ampia, e che parlerà poi per ultimo. Allora io darei la parola adesso a Roberto Mastroianni, che è il presidente del Museo Diffuso della Resistenza. Buon pomeriggio a tutti. Allora, io sono Roberto Mastroianni, sono il presidente del Museo Diffuso da quasi un anno ormai, anzi un anno, e questa è la prima vera iniziativa che il museo realizza dall'entrata in carica della mia presidenza. Mi sono molto battuto perché questa prima iniziativa avesse una caratteristica di questo tipo, cioè avesse una forma di celebrazione della storia e della figura di un
di un partigiano molto particolare, Pietro Chiodi, e mi sono molto battuto perché questa prima iniziativa fosse realizzata in accordo e in compartecipazione con l'Accademia delle Scienze, per molti motivi che adesso vi spiegherò. Il museo è un ente che ha una sinergia, un'integrazione molto forte col Polo del Novecento, ma è anche un ente autonomo ed è anche un ente di ricerca. Al suo interno, tra i suoi soci fondatori, c'è l'Istoreto, l'Istituto Storico della Resistenza, l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, a dimostrazione che il preservare, come dire, la memoria di un momento sia sicuramente un'attività di necessaria educazione alla libertà, ma debba essere anche una forte attività sorretta da approfondimento, da studio e da ricerca. La prima iniziativa, quindi il museo, in questo mio mandato si tenta di porre subito su un livello molto alto, cerca dei partner importanti come l'Accademia delle Scienze e lo fa riconoscendo il valore storico, politico, sociale della figura di Pietro Chiodi per molti motivi. Quello filosofico, ne parleremo in questi due giorni, soprattutto ne parleremo domani all'Accademia delle Scienze, ma soprattutto quello dell'educatore e della figura esemplare. Il museo è un luogo che, a differenza che è stato il primo museo in Italia, uno dei primi in Europa, a non possedere oggetti, ma a essere un museo di storie basato su un allestimento multimediale. E proprio come museo di storie noi partiamo raccontando una storia di un uomo che a un certo punto è stato costretto per dovere morale dagli eventi a scegliere la resistenza e che lo ha fatto portando la sua ricerca filosofica umana all'interno di quella storia. E lo ha fatto come dimostrano i suoi scritti, ma soprattutto come dimostra la comunità dei presenti, lo ha fatto portando quell'esperienza nel dopoguerra, proiettandola in tutto il secondo Novecento, attraverso i suoi studenti dei licei, attraverso non solo quel rapporto privilegiato con quello studente che era Beppe Fenoglio, che prende Chiodi e lo fa diventare Monti, il suo partigiano Johnny, non soltanto nel magistero all'università, in cui ha continuato a interrogarsi sui temi della libertà, e anche attraverso lo sguardo dell'esistenzialismo, l'approfondimento di quella, è rappresentante in qualche modo una delle figure importanti di quella scuola esistenzialista torinese del secondo Novecento. Lo ha fatto seminando quell'idea di diritti, di libertà e di gentilezza nella preservazione dei diritti e della libertà dopo la guerra, e come dimostra l'affetto dei suoi allievi che oggi fanno gli accademici, come dimostrano l'affetto dei suoi allievi che hanno in qualche modo intrapreso strade comuni, di lavoro comune, che non hanno fatto né gli accademici né i politici, ma soprattutto come dimostra il fatto che tra i molti allievi di Chiodi, molti hanno scelto la politica, molti hanno scelto di continuare il proprio impegno sociale e politico. Ringrazio il capitano dell'arma che ha voluto essere presente qua a dimostrazione che quella storia della resistenza è una storia che a noi tutti lega a un periodo importante della nostra storia unitaria e poi della base della nostra storia repubblicana. Devo dirvi che adesso passerei la parola a Massimo Mori. Un po' con timore, perché ho paura che mi interroghi sulla filosofia, sulla libertà nella filosofia moderna. In questi giorni ho un po' di timore, perché con tutti gli amici, ex colleghi o professori che gireranno, paura che qualcuno voglia la laurea indietro, oppure che mi ricominci a interrogare. Io sono molto contento di essere qui e sono molto... Professor Mori, è acceso, sono già tutti accesi. Più vicino. No. Già parlare senza mascherina di un microfono non è la cosa più raccomandabile. Più vicino di così penso che non si possa andare.
Allora, diciamo, sono molto contento di essere qui e di questa manifestazione per due ragioni. La prima è di carattere istituzionale, la seconda è di carattere personale. Quella istituzionale la spiego in questa maniera. Parecchi anni in Accademia ci interroghiamo su quale sia, quale possono essere oggi le funzioni di una azienda. Abbiamo anche tenuto recentemente nel 2018 un convegno internazionale. Ovviamente le azienda oggi non possono avere una funzione o solo una funzione etero quando sono state fondate nel 1700, cioè quella di produrre la cultura oggi che è prodotta sostanzialmente da tanti in Accademia ci sono anche degli incontri, ci sono anche questo va meglio. Ci sono anche delle riunioni in cui si discutono delle ricerche dei soci che poi vengono pubblicate, eccetera, ma questo ormai è una funzione, diciamo, secondaria. Primaria invece è diventata, la funzione primaria è diventata non la produzione di cultura, ma la diffusione di cultura, o come si dice oggi, la disseminazione di cultura. E fanno parte della disseminazione di cultura sia la sua diffusione, sia soprattutto quella conservazione della memoria di cui ha parlato prima Mastroianni. E questa è una funzione importantissima della nostra Accademia, come di tutte le Accademie, perché sappiamo quanto oggi questa funzione sia disattesa e quanto spesso la memoria storica non sia conservata, sia dissipata. Per fare questo bene, però, occorre avere dei buoni collaboratori e cosa c'è di meglio di un museo diffuso, museo diffuso della Resistenza, cioè un museo che, come ha spiegato prima Mastroianni, per sua natura, per sua funzione, per sua struttura stessa, ha la funzione di preservare la memoria. L'altra ragione per cui sono contento di essere qui e sono contento di questa manifestazione è personale, cioè il mio ricordo di Pietro Chiodi, il mio personale rapporto, ancorché breve, con Pietro Chiodi. Io seguì due corsi di Pietro Chiodi, gli ultimi due della sua vita, cioè 68-69 e appunto 69-70. I due corsi di filosofia della storia, materia tra l'altro che poi insegnai anche a Torino come associato e poi a Palermo come ordinario. Seguì anche un altro corso, anche molto interessante, di pedagogia, perché oltre a insegnare filosofia della storia come ordinario, Chiodi insegnava, aveva anche l'incarico, come usava allora, l'incarico di pedagogia, e penso che anche di questo si parlerà oggi. Ora mi soffermerò sui mille insegnamenti che ho ricevuto da Chiodi in quei due anni, ma voglio soltanto riferire un'impressione generale. L'impressione generale era quella che a lezione si passava continuamente da Heidegger, da Kant, da Sartre, da Kierkegaard ai ricordi sulla Resistenza. E qualche cosa di analogo veniva fatto fuori lezione, perché Chiodi aveva la stessa abitudine che aveva a Bagnano di accompagnarsi con i suoi, a Bagnano erano gli assistenti e pochi allievi prediletti, e a meno democratico. Chiodi era molto più democratico e parlava con tutti,
e non in via Roma o al Caffè Torino come a Bagnano, ma semplicemente per i corridoi del allora nuovissimo Palazzo Nuovo, e oppure al quello che adesso è il Caffè Genesi, non mi ricordo come si chiamasse, comunque quello di rimpetto. E lui parlava con tutti. E lì avveniva esattamente il contrario, cioè si parlava di solito di politica o dei ricordi sulla Resistenza, e però di lì partiva per arrivare a Kant, per arrivare a Heidegger, per arrivare a Kierkegaard. E quindi unione stretta tra il professore, tra il filosofo e il partigiano, se vogliamo. E quindi io ho insistito molto, del resto non c'era bisogno di insistere, sul fatto che sin dal titolo della nostra manifestazione le due funzioni sono state strettamente accorpate, perché in chiodi il filosofo e il partigiano vanno insieme e non si possono dividere. Grazie. Ecco, benissimo, grazie, penso che si possa sentire. Io sono d'accordo moltissimo con quello che ha detto Sergio Soave, le presentazioni sono difficili da farsi, non si sa bene mai che cosa uno andrà a dire. Io ho 53 anni, relativamente giovane per un direttore di dipartimento, non giovane in senso assoluto, ma questo mi pone già fuori dalla scia, diciamo, di coloro che hanno conosciuto direttamente Pietro Chiodi. Nonostante questo, ho voluto fare un piccolo intervento che mi sono anche scritto, nonostante la giovane età che non ho, dimentico già molte cose, e però tutte le occasioni, diciamo, un po' mancate di contatto con Pietro Chiodi e che cosa ha significato nei miei anni di studio la presenza o l'assenza di Pietro Chiodi. È evidente che io non ho mai incontrato un insegnamento di Pietro Chiodi nell'università che ho frequentato. Quando mi iscrissi al corso di laurea in filosofia a Torino presso il Dipartimento di Filosofia e poi divenne quello in cui mi trovavo iscritto, Ermeneutica e Tecniche dell'Interpretazione, Massimo si ricorderà benissimo questa vicenda, vi erano due filosofi che insegnavano teoretiche. Entrambi parlavano in modo molto diverso da Heidegger rispetto a quello che era stato l'insegnamento di Chiodi. Anzi, uno non ne parlava affatto, mentre l'altro invece di accostarlo all'esistenzialismo, alla fenomenologia, lo associava per lo più a Nietzsche e alla sua ontologia del soggetto. Si trattava ovviamente in un caso di Riconda, che non mi ha mai parlato effettivamente di Chiodi, se non per la sua traduzione di Sein und Zeit, nell'altro di Gianni Vattimo. Ed eravamo alla fine degli anni Ottanta, vale a dire nel periodo di massima visibilità e successo del pensiero debole, ma anche delle sue critiche più aspre. Mi ricordo infatti che nel 1985 il volume di Carlo Augusto Viano, che qui mi piace ricordare, Va pensiero, altro maestro appunto torinese. Tra i due, Riconda e Vattimo, volendomi laureare in teoretica, scelsi con convinzione il primo, il quale ai miei occhi mi sembrava guardare molto più lontano, come ogni pensatore profondamente inattuale, qual era quello che sarebbe diventato il mio maestro, appunto Riconda, di quanto non andasse il pensiero debole. Alla luce del presente mi sembra in fondo di aver avuto ragione, del pensiero debole oggi non ne parla più nessuno, nemmeno il suo autore a dire il vero, che semmai oggi parla di pensiero dei deboli, con un ritorno per me del tutto inaspettato quando lessi per le prime volte questa ulteriore, diciamo, propagine del pensiero di Vattimo, un ritorno appunto a Marx e a Benjamin. Ma così facendo non incontrai appunto l'opera di Chiodi, con una sola eccezione, devo dire. Mi riferisco a un seminario su Heidegger tenuto da Ugo Gazio, nella cui bibliografia compariva un testo dal titolo per me molto accattivante, Esistenzialismo e fenomenologia, se non sbaglio del 1963. Lo lessi con interesse e imparai tanto da quel libro, soprattutto in merito al rapporto tra fenomenologia husserliana, Kant e appunto Heidegger, e su questi temi credo che parlerà domani Paola Rumore. Anche l'esistenzialismo di cui mi parlava Riconda, i suoi corsi universitari, quelli da me seguiti, era ben diverso da quello che avrebbe potuto insegnarmi Chiodi. Si trattava infatti dell'esistenzialismo russo di Berdyaev, Solovyov e Leontiev, e non tanto quello di Sartre. Suo maestro di Riconda, in effetti, non era stato Chiodi, bensì Augusto Guzzo,
che anche ideologicamente si è collocato in modo molto diverso rispetto ai temi dell'area dell'esistenza e dell'antifascismo. Vicino ideologicamente a Chiodi, almeno in una prima fase della sua vita, era invece il collega, un collega che influenzò molto Riconda, ossia Luigi Parison, che io ebbi modo di conoscere soltanto direttamente in occasione della sua lezione sul concetto di libertà in Schelling, tenuto nell'aula magno del rettorato. Non sono riuscito a trovarlo la data, ma credo che fosse l'87. Chiedo a Massimo conferma che forse lui si ricorderà bene. Mi riferisco in particolare agli scritti databili, quelli di Parison tra il 41 e il 48, in cui l'allora giovane filosofo interveniva nel dibattito politico-culturale dell'epoca, rivelando un suo ruolo ben preciso nel Partito d'Azione, in Giustizia e Libertà e nel Comitato di Liberazione Nazionale. Certo, anche Parison si era dedicato al pensiero di Heidegger, ma la direzione ermeneutica seguita da lui fu dapprima quella di un suo accostamento a Karl Barth, perso innanzitutto al Römerbrief, e in un secondo tempo a quella piuttosto ardita di trovare una via di confronto possibile con l'ultimo Schelling, o comunque con il, diciamo, con lo Schelling intermedio delle ricerche filosofiche sull'essenza della libertà umana e divina. Il tentativo di Parison in questo caso era quello di dimostrare come Schelling idealmente venisse dopo Heidegger, offrendo una risposta metafisicamente più consistente alla domanda ontologica per l'eccellenza, perché l'essere piuttosto che il nulla. Ora, se dovessi fermarmi qui, dovrei dire allora che la mia frequentazione dell'opera di Chiodi, indiretta, si capisce, non ci fu mai. Non un solo altro docente o ricercatore incontrato mi disse mai noi di lui o della sua opera, e nemmeno del suo insegnamento, con una sola eccezione. Si tratta dell'amico Enzo Randone, che sebbene non sia mai stato professore universitario, è uscita dalla scuola di Abbagnano, vantando anche un'amicizia significativa appunto con Massimo More, erede oggi di quella tradizione filosofico, storico-filosofica, se me lo permetti ovviamente, Massimo. Tuttavia, e per fortuna, la mia frequentazione della filosofia non è nata all'università, come per tutti coloro che hanno fatto studi più o meno classici. Prima di Riconda, in effetti, ho avuto una fortuna di avere un altro formidabile maestro che è qui presente, Cesare Pianciola, e lì in fondo, che saluto, eccolo là, allievo diretto di Pietro Chiodi, e che naturalmente mi ha insegnato moltissimo. Quando mi iscrissi all'università, quindi, l'opera di Chiodi mi era già in qualche modo nota. Qualche lettura in tal senso mi fu consigliata proprio da Pianciola. E forse furono proprio queste letture, accompagnate dallo stile pacato ma engagé del professor Pianciola, che mi spinsero poi a scrivermi a filosofia. Quindi grazie veramente Cesare, perché tante delle cose che oggi ho, compresa anche questa rottura della direzione del dipartimento, la devo in fondo ai tuoi stimoli. Certamente non è diretta, ma è una, diciamo, un effetto. E ricordo anche in questo senso molte delle tue sgridate, quando un po' recalcitrante non capivo esattamente i tuoi consigli e in buon toscano mi davi dell'oscio, dicendo che dovevi insegnarmi la filosofia anche con i burattini. Lo dico simpaticamente, ma sono delle cose che si ricordano con molto piacere. Questo magistero di Cesare, in fondo, fu anche una delle mie ragioni per cui i corsi di Vattimo su Heidegger mi suonavano allora molto strani. Non capivo come dall'interpretazione dell'uno, da quella di Vattimo, si potesse passare a quella dell'altro, la prima interpretazione appunto a me nota, che era quella di Chiodi, cominciando a temere che l'autore tradotto e studiato dall'uno non fosse lo stesso su cui l'altro costruiva la sua innovativa ontologia postmoderna. Forse già da allora mi sarei dovuto porre problemi sul valore dell'ermeneutica. Questo restaggio pre-universitario, a pensarci bene, ed è una riflessione di cui ringrazio proprio Mastroianni, Roberto, che mi ha invitato e mi ha suggestionato con questa mia presenza, ebbe un'ombra lunga. Credo che dietro alla mia scelta di laurearmi su Karl Löwit con Riconda vi sia in una certa misura questo retroterra chiodiano e piancioliano. Ripensandoci ora, la scelta di un tempo mi pare del tutto incoerente. Non vi poteva essere interpretazione della storia della filosofia più lontana da quella di Riconda di quella contenuta in Da Hegel a Nietzsche o Meaning in History, libri appunto di Karl Löwit. Uno degli snodi cardine per entrambi era certamente il pensiero di Cartesio, ma per Riconda si trattava del Cartesio di Augusto del Noce, profondamente collegato all'ontologismo di Malebranche e Gerville, sostenitori della presenza nello spirito creato dell'immagine di Dio, fondamentalmente.
Per Loewit invece si trattava della secolarizzazione blasfema del concetto di voluntas, di Dio, biblico, del Dio biblico, nel concetto di homo faber, con tutte le conseguenze dirompenti sul piano del mondo esistente per natura che ne conseguivano. Dicendo questo, incomincio tra l'altro a temere che l'insistenza con cui Riconda mi accompagnò durante il dottorato nello studio di Gioberti ai suoi occhi si profilasse con una sacrosanta punizione per la mia scelta infelice sull'argomento di tesi, che era troppo appunto chiodiano, forse, per certi versi. Ma, a parte gli scherzi, naturalmente devo proprio anche a questo studio di Gioberti, se poi ho trovato un altro autore a cui mi sono dedicato molto, nei manoscritti della Biblioteca Civica di Torino, che appunto, quelli di Gioberti, in cui ho incontrato degli scritti di Cusano, scritti, diciamo, rielaborazioni che Gioberti faceva di Cusano. E devo dire che raramente ho conosciuto, appunto, tra l'altro, una persona più liberale di Riconda che mi ha fatto studiare un po' quello che volevo. Con questa battuta, dunque, tolgo il disturbo e auguro a tutti un buon convegno, sicuro del buon esito di questa bella iniziativa del Polo del Novecento e poi dell'Accademia, naturalmente, delle Scienze, a cui volentieri presenzio in rappresentanza del Dipartimento di Filosofia, Scienze e Educazione. Si tratta, quella di Chiodi, di una figura esemplare sul piano umano, civile e filosofico. Queste figure, ahimè, stanno sparendo. È giusto che i giovani sappiano che l'Accademia si è costruita anche su uomini coraggiosi, il cui più grande insegnamento è stato quello della libertà di pensiero. Tra l'altro è anche molto bello vedere qui invitati dei giovani, anche come relatori, come Elisa De Stefanis, che si è dedicata appunto a questi autori. Davvero quindi grazie a tutti e a tutti, a nome anche di Emanuela Torre e Massimo Leone, i miei fedeli, ma assolutamente liberi, vice direttori di Dipartimento. Grazie. Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti Ampia, fondata da Terracini e Pertini, è particolarmente lieta di partecipare alla commemorazione del professor Pietro Chiodi. Fulgido esempio di alleanza con cultura e resistenza. Chiodi si laureò nel 1938 in pedagogia, questo professor Abbagliano, due anni prima di me. Insegnò per 18 anni consecutivi ad Alba, ovvero come allievo, mentre Tenoglio, l'autore del libro Il partigiano Giovi. La carriera di insegnante di Chiodi proseguì poi a Chieri e a Torino al liceo Vittorio Alfieri, combinazione che fu io stesso allievo del liceo Alfieri, però non ebbi mai occasione di conoscerlo. So che successivamente studiò, tradusse, divulgò l'esistenzialismo, cioè quella teoria filosofica di Heidegger, di cui fu portatore e direi quasi l'unico esponente eminente di questa teoria filosofica assai contestata. Ebbe un seguito ulteriore di premi dall'Accademia dei Lincei e ad altri riconoscimenti, lasciandoci poi prematuramente, purtroppo. Se questo è il settore, diciamo così, culturale che lo illumina, non meno importante è la sua attività di partigiano. Egli cominciò nel luglio del 1944 a militare nelle formazioni Giustizia e Libertà. Fu catturato dalle SS italiane e deportato dapprima al campo di concentramento di transizione di Bolzano, e di lì a Innsbruck, dove si prospettava un'ulteriore deportazione se fosse finito nelle mani delle SS tedesche. Fortunatamente finì nelle mani delle SS italiane, che si distinguevano per un minor crudeltà, minor rigore. Tant'è che ottenne la scarcerazione.
ma invece di ritirarsi dopo questa dolorosa esperienza di prigionia, appena tornò in Italia, entrò nelle formazioni, stavolta non di Giustizia e Libertà, ma dei Garibaldini. E qui partecipò intensamente a questa attività, lasciando soprattutto una testimonianza preziosissima nel libro Banditi, che ebbe un certo clamore, una certa risonanza nella torrenziale collezione di testi sulla Resistenza. Io ho avuto modo solo di sfogliare alcune pagine, rilevando l'intensa introspezione psicologica, la validità della sua testimonianza, la divulgazione, in certo senso, la diffusione dell'ambiente in cui aveva operato in condizioni molto difficili, perché i garibaldini in quella zona delle Langhe dovevano continuamente trasferirsi per non essere ulteriormente catturati e deportati. Quindi il suo contributo alla Resistenza è indubbiamente notevole, e di questo libro si potrebbe ripetere quello che diceva Orazio: exegi monumentum ere perennius. Effettivamente questo testo è un fondamentale per conoscere lo spirito della Resistenza in Piemonte, e noi dell'Associazione Passivitati Politici dal 54 conserviamo la memoria storica di tutti coloro che per la libertà e per la democrazia combatterono e si sacrificarono come Piero Fiori. Mentre, come dire, sostituiamo i relatori, io volevo ancora dire due cose. Per chi uscisse prima dalla sala del convegno, vedrete dei quadri all'uscita, sono quadri realizzati da un ex allievo di Chiodi, che è stato anche un uomo politico, ma che adesso fa il pittore, si chiama Pino Chiezzi, e sono parte di un ciclo sulla figura di Chiodi, che potrete apprezzare nel caso usciste prima. Prima di passare la parola a quelli che sono più giovani, visto che il compito di questo museo è anche utilizzare il linguaggio della contemporaneità per spiegare delle cose antiche e per proiettarle in un momento a noi vicino, volevo ringraziare il personale del Museo Diffuso, che ha reso possibile tutto questo in modo indefesso in questi mesi post-lockdown. Andrea Ripetta, che invito a venire qui perché adesso tocca a lui, che è il nostro collaboratore che si occupa di didattica, Elena Canarozzi, che non vedo più, Paola Boccalatte, che non vedo più, li ringrazio. Va. Dovrei essere già microfonato. Lui è già microfonato, e io mi sposto. Si sente? Sì. Mi sentite? Si sente la voce al microfono? No. Se si può alzare un po' il volume, chiedo dalla regia. Invito Elisa De Stefanis, la dottoressa De Stefanis, a farmi compagnia, così. Sento. Forse c'è. Voilà. Non va in conflitto il microfono? Ok, ci siamo, dovremmo essere a posto. Ok, grazie a tutti, ringrazio i partecipanti, soprattutto il presidente che mi ha dato questa opportunità di essere il coordinatore di questo convegno sulla figura di Pietro Chiodi, che ho anche approfondito proprio in questo periodo, facendo delle ricerche, studiando. Chiaramente io non parlerò della parte filosofica, quindi degli studi filosofici del professor Pietro Chiodi, ma su questo ci sarà appunto Elisa De Stefanis, ci racconterà lei. Sulla parte filosofica sono piuttosto su posizione socratica, e dico so di non sapere, quindi parto da questo presupposto. Vi presento brevemente Elisa De Stefanis qua al mio fianco, che lei è borsista dell'Università di Torino,
ed è ricercatrice del Centro Studi Piero Gobetti. I suoi interessi di ricerca attuali vertono sui rapporti tra filosofia e arte nel Rinascimento e tra la filosofia del Novecento e l'esperienza politica e culturale della Resistenza, soprattutto in relazione al pensiero di Norberto Bobbio. Pietro Chiodi e Luigi Parison è inoltre membro della Società Cusaniana di Torino e fa parte della redazione della rivista Filosofia. Ecco, il mio intervento, è, infatti vedete alle mie spalle, che avevo chiesto appunto, grazie da ringrazio la regia, di partire da questa immagine, perché io farò un intervento, il presidente Mastroianni ci teneva, come facesse un intervento sulla didattica della, insomma, della storia, quindi dare un taglio quindi sulla figura del Chiodi, partigiano e combattente. Noi vediamo dietro di noi questa fotografia e vediamo che ci sono dei militi che portano dei prigionieri, no? E a partire da... sento un po' un ritorno, forse è un po' troppo alto l'audio, che sento, ecco, grazie, sento rimbombare. E appunto, partirei da questo, diciamo, da questa analisi, partendo proprio ad analizzare delle fonti, proprio come se facessimo una ricerca storica. A partire da questo analizziamo appunto la figura di Pietro Chiodi come combattente, e Chiodi che ha due nomi di battaglia, prima Piero e poi Valerio. Vediamo questa foto che proviene, ringrazio il direttore dell'Istituto Storico della Resistenza, Luciano Boccolatto, che mi ha fornito diciamo, questa fotografia, che ci serve proprio a far partire da un punto di partenza, no? Quindi dal relativismo. Qui abbiamo quindi questa foto dove appunto descriviamo che ci sono dei militi che accompagnano quelli che sembrano dei banditi. E appunto partiamo dall'analisi di questo testo, no? Che Pietro Chiodi ha voluto questo diario, che è pubblicato nel 1946 con il titolo Banditi. Ma perché dare, diciamo, titolo Banditi a questo testo quando parliamo quindi di eroi della Resistenza, no? Dei combattenti, di coloro che si battono per la libertà? Perché da questo punto di vista partiamo da quelli che sono al potere, quindi dalla dittatura fascista. E quindi partiamo proprio da questo punto di vista. Quindi il bandito, cioè nel senso dalla parte del fascismo, i resistenti, quindi coloro che combattono contro i sistemi dei valori del fascismo, sono dei banditi. E quindi in quanto tali devono essere catturati, in qualche modo giustiziati, condannati, deportati altrove. E quindi questo termine, che poi alla fine si ripeterà molto nel testo Banditi, lo ritroveremo più volte e vedremo il taglio che avrà, e anche vedremo anche l'impegno politico e sociale, no? del professor Chiodi. E d'altra parte ci sono appunto dei ribelli, appunto abbiamo visto dei combattenti e dei, insomma, dei partigiani che combattono per la libertà nel loro paese. Quindi vi sono in questo caso i banditi e quelli che potremmo definire i cattivi maestri. Probabilmente il professor Chiodi era, dal punto di vista del fascismo, un cattivo maestro, perché lui evidentemente, scegliendo di fare il giuramento al fascismo e quindi di insegnare nella scuola fascista, evidentemente fa una scelta molto forte. Da una parte ci si sporca le mani, no? Perché io decido quindi di... comunque forse sono anche costretto a lavorare, devo prendere la tessera del fascismo, quindi devo insegnare nella scuola fascista. Però d'altro canto, all'interno del fascismo, io posso condizionare in qualche modo i miei studenti. E pensiamo appunto a una società, a una scuola, quindi se vediamo già solo la classe di Chiodi, quindi nel 1915, quindi a 7 anni, nel 22, quando c'era quando c'è la marcia di Roma a 7 anni, Chiodi, e quindi una parte della sua carriera scolastica fa all'interno della scuola fascista, evidentemente. E poi c'è anche, per esempio, la figura, appunto, come diceva l'avvocato prima Segre, di Fenoglio, che Chiodi ritroverà nella sua classe. In qualche modo forse lo influenzerà. C'è questa immagine che la ritroviamo sulle lettere di Chiodi, che racconta di Fenoglio che è seduto al banco a braccia conserte, perché praticamente il giorno
in un determinato giorno di ottobre bisogna scrivere, se non sbaglio non so se era il 22, forse il 28 di ottobre, il compito è dovete scrivere un tema obbligatorio sulla marcia su Roma, e trova Fenoglio, braccia conserte al banco, che si rifiuta di scrivere, e Chiodi lo incita e dice ma dai, scrivi qualcosa, nel senso, perché comunque ovviamente c'è, cioè, da una parte forse l'orgoglio del professore che vede questo studente che si rifiuta, che ha già le idee chiare, quindi vediamo un Fenoglio che comunque classe 1922, che evidentemente le idee chiare ce l'aveva già, che era antifascista, che provava un senso di ribrezzo per la dittatura fascista, e d'altro canto c'è appunto il professore che incita il suo allievo per far sì che non venga punito, e incita a scrivere, e quindi c'è questa immagine, e da questa immagine noi facciamo due domande, no? Ci poniamo due interrogativi. C'è un incontro, quindi c'è questa sorta di incontro che ci fa capire, no, degli aspetti del fascismo, quindi della socialità, quindi il fascismo è comunque la dittatura che socializza una generazione, comunque viene educata, socializzata al fascismo, c'è il testo unico del fascismo, quindi questi ragazzi evidentemente non conoscono una realtà diversa che va fuori dell'insegnamento fascista, no? E poi la domanda che ci poniamo è, ma come mai poi alla fine, quindi c'è la scuola che è una delle istituzioni che servono, no? Al fascismo per creare una nuova generazione. Quindi appunto, il sogno di Mussolini era quello proprio di creare il nuovo italiano. E come fai a creare un nuovo italiano? Inizi con l'educazione dei giovani, no? Quindi il giovane che deve essere atletico, forte, che deve essere un atleta, che poi in guerra diventa, cioè quando scoppia la guerra, diventa soldato. Infatti poi la propaganda chiaramente poi sfrutterà tale, diciamo, tale aspetto. Se pensiamo alle Olimpiadi del 1932, i Mussolini Boys, che avranno diciamo questa risonanza mediatica incredibile, a Los Angeles 1932, se non sbaglio, se lo ricordo male, vinciamo 32 medaglie d'oro, no? Quindi, insomma, facciamo dei risultati incredibili. Da pochi anni era nato il CONI, risultati incredibili. Quindi si pensa che comunque questa politica dei giovani del fascismo possa funzionare. In realtà era stata, scusate il francesismo, assolutamente una botta di culo, perché ti trovi i migliori atleti, che ne so, la Nadal nel tennis, ti trovi Schumacher insomma a guidare la Formula 1, ti trovi insomma i migliori atleti in quelle specialità, quindi era stata solamente una grande fortuna, però chiaramente questo fa sì che gioverà alla propaganda. Ma ritorniamo invece al nostro discorso. Questa qua quindi è davvero una generazione, questi Mussolini Boys, no? Ma questi atleti veramente sono contenti di essere chiamati così? È veramente una generazione devota al fascismo? Evidentemente forse, a guardare poi i numeri, da quello, se andiamo ad interrogare il database del partigianato piemontese e facciamo una ricerca, vediamo che in realtà la maggior parte dei partigiani ha un'età che al di sotto, il 60% di questi, se non sbaglio comunque il 55%, tra il 55 e il 60%, ha meno di 25 anni. Quindi evidentemente invece è una generazione, sono soprattutto i giovani, che vanno contro il fascismo, no? E quindi questa, diciamo, in qualche modo, io adesso cercherò di affrontare, diciamo, per il poco tempo che mi rimane, questo problema di analizzare, quindi, diciamo, analizzeremo il testo Banditi per cercare di capire se effettivamente questa classe, insomma, sono, come mai questi giovani poi decidono poi di ribellarsi, no, contro il fascismo. E quindi sia i documenti del fascicolo di Pietro Chiodi, che anche questi Luciano Boccalatte, il direttore, mi ha fornito, e se il testo Banditi sarà una fonte per analizzare. Quindi, se prendiamo il testo tra le mani, io farò degli spunti, perché questo intervento può essere anche utile, magari i docenti, se vogliono utilizzare il testo Banditi per la didattica della storia, ci sono degli spunti, esatto, che possono servire per insegnare la resistenza ai ragazzi, ai studenti. E io trovo che poi ci sia una grandissima forza d'animo del professor Chiodi che emerge. Ci sono dei pezzi poetici di un furore, di una rabbia, sembra l'Orlando furioso che impazzisce. Chiodi a un certo punto, per la rabbia dei soprusi e della violenza che lui vede, degli amici che vede morire, dei rastrellamenti, impiccati, come il suo caro amico Leonardo Cocito che viene impiccato, che lui non vede più, e quindi poi
lui passa, diciamo, buona parte, ritorna, come diceva l'avvocato Segre, dopo essere stato la sua esperienza resistenziale, dopo essere deportato, quindi a Bolzano, in Innsbruck, poi ritorna e decide di entrare in banda. E quindi e non gliene frega più niente di morire. Lui va avanti fino, insomma, al suo obiettivo. E poi raggiungerà questo obiettivo che è la liberazione. E quindi ci sono poi dei punti, no? Io adesso farò qualche esempio su delle pagine di questo testo, che è un diario che ci dà un sacco di informazioni. Troviamo lì degli spunti interessanti di approfondimento. Ad esempio c'è l'incontro con Leone, che è un suo ex compagno, e da questo poi Chiodi, diciamo, si evince il suo forte legame con la terra, con le langhe, con la vita contadina, no? Che fa parte poi di, insomma, se vivi in quel territorio, anche se lui di nascita è del bresciano. Leone non ha studiato, quindi questo amico, ma è rimasto a lavorare ai campi. E questo Leone dice, appunto, ha ricevuto la cartolina e poi chiede appunto a Pietro Chiodi che cosa ne pensa di questa guerra. E Chiodi dice, vedrai che magari ne resteremo fuori. E quindi, diciamo, ama questo suo compagno come ama i monti e la sua gente, no? E poi quello stesso giorno è, insomma, importante, perché ritorna a casa e trova il telegramma che praticamente gli comunica che è vincitore del concorso per la cattedra di filosofia al liceo classico di Alba. E quindi da lì inizia la sua esperienza, e poi poco dopo, sempre insomma nel liceo, conoscerà questo professore che ha una forza incredibile, Leonardo Cocito, che è il titolare di italiano e latino, e ci sono poi degli episodi, insomma, divertenti, per esempio come il giuramento che devono giurare davanti al preside. Leonardo Cocito legge tutto il giuramento, anche il numero di protocollo, proprio per, come dire, per fare dell'ironia contro il fascismo. Quindi dice, se devo bere il calice, allora bevo fino alla feccia, no? Insomma, fa così. E poi ci sono anche altri spunti dove Cocito racconta di quando devono fare il tema su Mussolini, porta il busto di diciamo Mussolini in classe, quindi suscitando l'ironia, che quindi ci sono questi aspetti divertenti di presa in giro, no? Di ironia contro il fascismo, che a volte pare che appunto il fascista non coglie questa ironia. E poi in altre pagine vediamo tutti i momenti salienti, dal 10 giugno del 40, che appunto c'è la dichiarazione di guerra. Quindi, diciamo, si pone il problema per questa generazione che va alla guerra, no? Questi giovani soldati che devono fare il loro dovere, però appunto che dovere è seguire appunto l'Italia fascista. Quindi molti di loro, e anche lo stesso per esempio Leonardo Cocito, è richiamato, deve partire per il fronte, e quindi, diciamo, lui è fuori di sé per questa cosa, perché lui non vuole rendere, diciamo, l'Europa fascista, quindi c'è questa opposizione forte. Poi vi sono anche, diciamo, altri punti salienti, per esempio nel 5 aprile del 42, Chiodi si lamenta del fatto che devono andare a scuola in camicia nera, no? E quindi lui si vergogna di questa cosa e la copre con una sciarpa. E quindi c'è questo proprio esempio anche qua che ritorna del cattivo maestro, no? Insomma, appunto Luigi dirà, ma non è fascista, e quindi però si trova in una situazione in cui certe cose si è obbligato a farlo contro voglia. Poi arriviamo appunto ad altre date, che sono evidentemente i punti salienti dell'esperienza resistenziale. L'8 settembre del 43, che Badoglio ha annunciato l'armistizio con gli anglo-americani, appunto, e ha ordinato di reagire agli attacchi dei tedeschi. Quindi lui si trova in quel momento ad Acqui, sembra tutto tranquillo nell'albergo, ma poi ci sono le raffiche e gli scoppi, e quindi da lì ci si prepara quindi a veramente alla lotta armata. Chiedo poi della regia se vogliono far vedere anche gli altri documenti quindi del fascicolo di Chiodi, che testimoniano proprio la sua esperienza resistenziale, e anche dalla scheda che compare sul database della banca dati del partigianato. Il 10 settembre ci sono altri avvenimenti, per esempio Leonardo Cucito ordina ai soldati di fuggire sulle colline con le armi, ed egli stesso riesce a fuggire dalla caserma dove in quel momento era in servizio. Quindi ci sono appunto le prime avvisaglie, si formano proprio le prime bande partigiane, i soldati vengono invitati ad andare in collina, e lì si formano i primi nuclei della resistenza. Il 10 novembre, ad esempio, è il primo incontro di Pietro Chiodi con i partigiani. Questi qua sono vestiti con giacche militari
e pantaloni berghesi, a tracolla hanno delle armi automatiche, sequestrano poi dei pezzi di ricambio in officina dove praticamente lui abitava in un casolare, sotto c'era l'officina, e quindi sequestrano questi pezzi e poi gli danno una scheda dove c'è scritto comando, brigata partigiana, e da quel momento c'è il primo incontro con le brigate partigiane. Poi nel dicembre del 43 vi sono degli altri aneddoti, per esempio c'è la testimonianza di parecchi familiari di giovani renitenti sono arrestati, quindi ci sono i bandi graziani, i giovani, in quel momento è il momento veramente della scelta, no? Quindi sono scelte molto personali e soggettive, no? C'è chi decide di andare in banda perché nasce una famiglia antifascista, chiaramente in quel caso sono scelte abbastanza dirette, no? Obbligate. C'è chi invece segue i compagni di scuola, o chi segue i professori, o gli amici, o i vicini. Ci sono tanti, diversi motivi. Molti di questi giovani scelgono, per esempio, perché ricevono la cartolina e decidono di non combattere più per, diciamo, il nuovo stato fascista che emerge, quindi la Repubblica di Salò, che pochi giorni dopo l'8 settembre si organizza, e quindi molti decidono quindi di non accettare questa chiamata alle armi, è il primo posto dove vanno per non farsi scovare, alcuni si nascondono e altri decidono veramente di abbracciare le armi e raggiungere i primi nuclei, insomma, partigiani formati dal CLN. E poi arriviamo, poi insomma, sono diversi, diciamo, gli spunti interessanti di questo testo che Banditi, che poi vi invito appunto a leggere, magari insomma a riflettere, adesso purtroppo non ho molto tempo, che tra poco devo lasciare la parola a Elisa De Stefanis. Vi sono per esempio degli altri studenti di Chiodi che sono entrati nella fila della Resistenza, alcuni per esempio sono stati catturati e si vuole organizzare una retata per cercare di liberarli, quindi ci sono diversi spunti, ci sono le spie, c'è lo spionaggio fascista, ci sono delle azioni, ci sono gli scontri tra bande diverse. C'è la banda di Leonardo Cocito che spara contro la banda autonoma di Marco, e poi insomma c'è l'ingresso proprio di Chiodi, insomma, nella fila della Resistenza, prima erano brigate autonome e poi successivamente cerca di organizzare delle brigate di giustizia e libertà in zona, ma in quel territorio non ci sono, e quindi insomma la sua scelta poi cadrà su diciamo una banda garibaldina, perché poi lì ci sono molti giovani che entrano nelle bande perché sono nel tuo territorio, scappi alla collina, molti di loro poi la loro, come dire, preparazione politica, le loro idee politiche se le faranno in banda, quindi la vita della banda partigiana sarà un modo di avere una formazione politica, e quindi poi per esempio, come racconta Fenogli, una questione privata, che appunto lui entra in una, diciamo, banda garibaldina e poi decide di andare invece in una Badogliana, perché si sente più vicino a quel pensiero politico. Infatti poi anche Fenoglio ne parla, ma domani Enrico Manera all'Accademia delle Scienze farà proprio un intervento su questo, dove vi spiegherà bene insomma i dettagli, andrà molto più sul, diciamo, sul tecnico e sul preciso di questi aspetti, proprio della politica, e quindi delle varie sfaccettature di chi entra insomma in banda, chi viene insomma influenzato, e chi poi decide invece di cambiare banda proprio perché decide di capisce di essere, diciamo, di un partito politico invece che meno rispetto, diciamo, ad altri. Ad esempio qua c'è un discorso di Chiodi che, se non sbaglio, conversa con forse con Parison stesso, e dove dice: dobbiamo cercare di andare più a sinistra possibile ma senza ledere le libertà, e quindi in questo caso tra le righe si legge una critica al comunismo, no? In questi casi, che quindi insomma che non, diciamo, a questo stile di vita che viene invece in qualche modo diciamo criticato. E poi dopo, vabbè, l'episodio del 18 agosto, dove cercano di attuare diciamo questo accordo con Schiappati della Muti, ma poi forse sono, diciamo, attratti in un tranello, insomma viene catturato insieme agli altri, interrogato, e poi di lì inizierà la sua esperienza di deportazione, passando proprio anche dalle carceri. Quindi ci sono poi tutti anche i luoghi di memoria che sono legati ad esempio al nostro museo, che noi portiamo anche gli studenti a visitare, a raccontiamo. Quindi ci sono le carceri nuove, c'è l'albergo nazionale, ci sono questa tappa, le carceri nuove dove finisce una cella, giustamente le condizioni disumane, e lì poi c'è un pezzo veramente poetico dove Chiodi dice, spiega il perché, no, che lui ha deciso di far parte della Resistenza, perché a un certo punto quando
è catturato e quindi però si trova ancora nelle langhe, quindi viene interrogato dalla Gestapo, da, insomma, se avrà, e gli fanno insomma delle domande. A un certo punto lui tentenna, no? Dice: ma perché mi sono infilato in questa situazione, no? Pensa alla sua moglie, alla sua famiglia, ma perché faccio tutto questo? Quindi c'è questo momento di tentennamento, però in realtà, diciamo, lui l'idea le ha molto chiare, no? Perché appunto lui si chiede di perché si è impegnato, però ripensa poi alla, per esempio al suo lavoro su Heidegger che è interrotto, no? Quindi poteva rimanere a casa e continuare i suoi studi di Heidegger, però invece lui decide di prendere, cioè di combattere in prima persona. E lì ripensa a quando ha fatto insomma questa scelta, quando Chiodi vede la strada piena di sangue e un carro con quattro cadaveri vicino a un sotto, no? C'è poi questa scena che praticamente del sangue che sgorga dalla terrazza, questo sangue che scorre, questa immagine è proprio molto 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 forte. E lì lui è, cioè nel senso, sa veramente perché ha fatto questa scelta, perché lui vuole combattere questi criminali, no? E poi ritorna poi il termine bandito, perché per esempio lui vede, insomma, la scheda che lui era insomma definito, perché praticamente quando fanno poi un'azione sono catturati dei documenti del SS, e quindi c'è scritta bandita, no? Che lui è indicato come bandito attivo, no? Quindi spesso ritorna questa cosa, banditi, 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 però in realtà lui sa veramente che i banditi sono dall'altra parte, cioè i veri criminali, gli assassini. Infatti la sua rabbia, che monta sempre di più, che lui vuole rendere giustizia a Marco, cito a tutti quelli che sono morti, e questa rabbia che comunque leggendo Banditi si capisce, si percepisce di andare, di voler andare fino alla fine, no? Di voler rendere giustizia a questi compagni di lotta. Infatti volevo solo leggervi un secondo queste righe che dette da me non sono meno poetiche, invece leggendole ci danno veramente ci fanno capire veramente la determinazione, no? Di Pietro Chiodi. Siamo a pagina 133 del testo Banditi. E praticamente c'è questa azione, si trovano sopra il cimitero, se non sbaglio siamo sempre nelle parti delle Langhe, esattamente non mi ricordo dove, vabbè, comunque andiamo avanti, e lì praticamente c'è lui che guarda sopra il cimitero, quindi ci sono i fascisti che si trovano là sotto e stanno preparando un'azione militare. Il cimitero era proprio sotto di noi. Gruppi di fascisti erano piazzati qua e là, volgendoci le spalle completamente allo scoperto. Un ufficiale correva lungo la cinta dando ordini. Ero sdraiato a terra e sentivo il cuore battermi forte. E qua c'è l'emozione. Erano quelli gli uomini che avevano consegnato Cocito e Marco ai tedeschi perché li impiccassero. Erano loro che avevano curato Pietro perché assaporasse meglio lo strazio della morte. Erano loro che avevano riempito di sangue la strada del Mussotto. Cocito era morto, Marco era morto, Piero era morto. Non restavo che io, tutto era nelle mie mani. Una calma gelida si impadroniva di me. Mi ritirai lentamente. Distribuì gli uomini sul crinale come avrei distribuito gli allievi fra i banchi, perché non copiassero. Ci consultammo con Sandrino per piazzare i suoi Bren e le mie 2,7,7. Il costone della collina che scendeva verso il cimitero era coperto di bosco fin quasi in fondo. Rinnovai la raccomandazione di non sparare finché non avessi aperto il fuoco io. Qua vediamo proprio Chiodi, che questa insomma immagine che si prepara alla battaglia, c'è questa gelida determinazione a voler rendere giustizia. Io concludo il mio intervento citando delle frasi che mi ha raccontato Piero Revello, uno degli ex allievi, che adesso lasceremo il posto dopo l'intervento di Lisa qui per raccontarci questo della figura del professore, che appunto che comunque insomma alla fine della guerra, quando poi prese insomma la sua cattedra ad esempio a Torino al Liceo Alfieri, lui non volle mai parlare ai suoi studenti della sua esperienza resistenziale, no? Come una sorta di voler garantire tutto, anche i figli degli sconfitti, no? Questo come dire, suo grande rispetto anche per i vinti, per coloro che magari insomma avevano dei genitori che erano stati fascisti, ma che non era stata una scelta allora, quindi questo grande insomma rispetto anche per insomma, il nemico sconfitto, nonostante comunque la guerra civile ha mostrato quindi una violenza, un surplus di violenza molto molto diciamo difficile da affrontare e comunque da perdonare. Vabbè, io ho finito qua il mio intervento, quindi lascio la parola a Elisa De Stefanis.
Vediamo se il microfono di Elisa funziona. Già acceso, prova Elisa. Funziona? Si sente, sì. Allora, buonasera a tutti. Grazie Andrea, insomma. Vorrei innanzitutto ringraziare il Polo del Novecento, il Museo Diffuso della Resistenza, in particolare Piero Revello e Roberto Mastroianni, per avermi invitata a prendere parte a questo incontro. L'introduzione di Andrea Ripetta sulla figura di Pietro Chiodi, partigiano, consente di cogliere una delle motivazioni più intime alla base delle scelte filosofiche di Pietro Chiodi. Filosofo e partigiano, si è detto anche col professor Mori, sono due anime che nella sua vita e nel suo pensiero appaiono inscindibili. Questa considerazione, d'altra parte, fu già espressa dal suo maestro Nicola Bagnano, come ricorda il necrologio pronunciato dal filosofo a seguito della morte prematura dell'allievo. Pietro Chiodi, qui cito, Pietro Chiodi si è dedicato alla filosofia per la stessa ragione per la quale, durante la lotta della Resistenza, fu partigiano e combattente, per difendere la libertà e la dignità dell'uomo. Con un'indagine spregiudicata e rigorosa, la filosofia deve mettere in luce i mezzi di cui l'uomo dispone per difendere e realizzare l'autentica umanità dell'uomo e per denunciare e smascherare ogni tentativo di evasione da una ricerca diretta in questo senso. I temi della libertà e dell'umanità dell'uomo appaiono centrali lungo tutto l'arco della produzione filosofica di Chiodi. La sua prima riflessione sulla libertà e sull'uomo avviene all'insegna del pensiero di Kierkegaard e Heidegger, ma anche e soprattutto a partire dal confronto con Abbagnano, che per primo si era dedicato allo studio di quegli autori per elaborare una versione positiva della filosofia dell'esistenza. A interessare Chiodi sono soprattutto il problema della connessione tra possibilità e libertà operata dal suo maestro sulla scorta di Heidegger, nonché il suo riferimento ai concetti di finitudine, situazione problematica e possibilità della possibilità, proposti nel quadro di un pensiero tragico, per cui, e qui cito dall'introduzione all'esistenzialismo di Abbagnano del 1942, la libertà è opzione. Essa è conquista e possesso, ma non eliminazione del rischio. Non è atto puntuale, ma continuità di una decisione che si rinnova incessantemente nel corso favorevole o sfavorevole degli eventi. Esser libero significa mantenersi fedeli a se stessi, non tradendo il proprio compito e salvando la serietà e la consistenza del mondo e la solidarietà interumana. La comprensione della libertà è così la stessa intelligenza che l'uomo ha di sé e del suo compito nel mondo. Solo quando si identifica con un compito che lo trascende, solo quando si impegna e lotta, l'uomo è veramente libero. Il primo scritto di Chiodi dedicato alla filosofia dell'esistenza si intitola Lo scandalo dell'esistenzialismo del 1946. Nel soffermarsi in particolare sulla dottrina della situazione, Chiodi mostra una particolare attenzione per il personalismo e per la filosofia dell'esistenza francese, che gli deriva soprattutto dal confronto con gli scritti dedicati a questa corrente di pensiero dal giovane Luigi Parison. Questa prima meditazione sulla filosofia dell'esistenza si sviluppa però soprattutto in concomitanza con l'opera di traduzione e commento di alcuni scritti di Heidegger, in particolare di Essere Tempo, testo a cui il nome di Chiodi rimane inscindibilmente legato. Come è stato osservato, con la traduzione degli scritti di Heidegger, Chiodi ha dovuto affrontare il problema di trovare e costruire una nuova lingua, capace di far accedere al nuovo mondo concettuale dischiuso dal già difficile tedesco di Heidegger. Nella prima delle sue due monografie dedicate al pensiero heideggeriano, L'esistenzialismo di Heidegger, del 1947, Chiodi rileva quello che nella sua lettura costituisce il principale merito del pensatore tedesco, ossia quello di aver approfondito l'abbinamento, già operato da Kant e Kierkegaard, tra esigenza critica ed esigenza metafisica, indicando nel problema dell'essere il problema fondamentale della filosofia e progettando una teoria critica dell'essere come dottrina dell'esistenza, quale tentativo volto a soddisfare entrambe le esigenze. Tuttavia, Chiodi non può fare a meno di decretare il sostanziale fallimento dell'indagine heideggeriana. Facendo proprio il metodo fenomenologico, Heidegger scompone il problema dell'essere in quello dell'essere dei diversi enti, per poi operare un'assolutizzazione dell'essere di uno di questi, l'esserci, che viene assunto quale fondamento di tutti gli altri.
Questa impostazione, impedendo l'indagine sul senso dell'essere in generale, comporta una chiusura dell'esserci sul proprio essere e il venir meno di ogni apertura all'essere in generale, quindi agli altri uomini, al mondo, alla storia, al valore che consente la costruzione di un'etica. In questo quadro, a destare la preoccupazione di Chiodi è in particolare il riferimento all'esserci per la morte come possibilità più propria dell'esistenza autentica, che essendo la possibilità dell'impossibilità dell'esserci, ha per conseguenza la rinuncia dell'esistenza come valore e quindi di fatto la negazione dell'esistenza stessa. Questa svalutazione dell'esistenza umana e il riferimento alla necessità quale categoria fondamentale dell'ontologia riappaiono approfonditi nella speculazione heideggeriana successiva alla Lacher. Nella sua seconda monografia heideggeriana, intitolata L'ultimo Heidegger del 1952, Chiodi osserva infatti come il filosofo tedesco, operando un capovolgimento della propria prospettiva, assuma surrettiziamente la negazione del finito come fondamento dell'essere sul piano della necessità. L'ontologia heideggeriana, nata da un'esigenza di superamento del nichilismo, approda così a un nichilismo ancora più radicale. Tale filosofia finisce infatti per negare all'uomo ogni orizzonte di possibile valutazione, di possibile impegno, di possibile responsabilità, ed in primo luogo l'orizzonte di una possibile discriminazione fra essere e nulla. Pertanto, se nel confronto con la filosofia di Heidegger si rende chiaro che il problema dell'essere è in primo luogo il problema della possibilità di un rapporto problematico fra ente ed essere, ossia il problema della possibilità dell'esistenza, Chiodi riconosce come l'indagine heideggeriana conduca in ultima istanza a una necessaria negazione dell'esistenza e alla chiusura dell'orizzonte etico umano. Per andare oltre ai limiti dell'impostazione heideggeriana, Chiodi propone pertanto di operare una correzione della filosofia dell'esistenza, recuperando dalla speculazione del filosofo tedesco quelle istanze e quelle categorie che a suo parere risultano feconde per il pensiero contemporaneo e che soprattutto consentono di rivendicare uno spazio per la finitudine umana e la sua possibilità di iniziativa positiva nel mondo. Sulla scorta di Enzo Paci, Chiodi pone allora Heidegger contro Heidegger, lo Heidegger filosofo dell'esistenza contro lo Heidegger dell'ontologia dell'evento. Il confronto con la proposta interpretativa di Paci suggerisce a Chiodi di condurre un approfondimento sui rapporti tra esistenzialismo e fenomenologia, già emersi nel suo primo accostamento al pensiero heideggeriano e che egli ritrova tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60 negli scritti dell'ultimo Husserl. Soprattutto in Esistenzialismo e fenomenologia del 1963, Chiodi opera una seconda correzione dell'esistenzialismo, integrando l'analitica esistenziale del primo Heidegger con l'analitica intenzionale dell'ultimo Husserl, egli ripensa la nozione di possibilità come modo costitutivo dell'essere intenzionale nel mondo, ponendo pertanto il fondamento dell'esistenza sul piano della correlazione tra soggetto e oggetto, tra coscienza ed essere, tra uomo e mondo, ed evitando in questo modo la sua riduzione sul piano della realtà presenziale o del solo essere, come accade in Heidegger e nel realismo, o della sola coscienza, come avviene in Husserl e nell'idealismo. In questo ambito emerge il problema della dialettica e dell'alienazione, intesa da Chiodi ancora nel senso di Paci, come feticizzazione dell'intera struttura intenzionale, che presuppone una considerazione del fondamento come realtà necessaria e incondizionata. Riconoscendo, sulla base dell'affermazione dell'intenzionalità quale fondamento dell'esistenza, la dialettica tra alienazione e disalienazione, Chiodi prepara l'esistenzialismo a un'ulteriore integrazione, quella con il marxismo, che gli consegna in particolare alle pagine di Sartre e Marxismo del 1965. Se in Husserl il riferimento all'intenzionalità poneva il problema di una nuova teoria della ragione, Chiodi rinveniva nella ragione storica dialettica del marxismo uno spunto fecondo per tale rinnovamento. In particolare, nel riconoscimento sartriano dell'uomo come prassi progetto caratterizzata da una necessità interna, la necessità della relazione, e nella distinzione operata dal giovane Marx di alienazione e oggettivazione,
egli ritrova la propria esigenza di separare nell'esistenza il campo della possibilità da quello della necessità. Nell'esistenza, infatti, solo la relazione di alterità e non l'alienazione è originaria e ineliminabile. L'alienazione, in questo modo, può essere riconosciuta come condizione storica, una possibilità propria dell'esistenza umana che in quanto tale ammette però sempre anche la possibilità della sua negazione, la disalienazione. Riconosciuto il carattere globale dell'alienazione, Chiodi può quindi dichiarare che nei processi di alienazione e disalienazione ne va dell'intera realtà umana. Proseguendo l'istanza positiva dell'esistenzialismo di Abbagnano, Chiodi giunge dunque a elaborare una filosofia dell'esistenza che, pur conservando il tragico sino in fondo, consente di aprire la speculazione filosofica alla prospettiva di un nuovo umanesimo, a una rinnovata riflessione sulla realtà umana intesa come essere con gli altri nel mondo. A questo punto, la filosofia dell'esistenza di Chiodi approda ad una nuova configurazione. Nella sua prolusione al corso di filosofia della storia, pronunciata il 17 marzo 1965 e poi pubblicata con il titolo Filosofia, storia e realtà umana, Chiodi espone il suo progetto di un'antropologia critica, informata in particolare dalla lezione di Kant, alla cui opera Chiodi si accosta negli anni 60 anche in qualità di traduttore, e dal suo ripensamento della nozione di fondamento, discusso dall'autore nel 1961 in una monografia intitolata La deduzione nell'opera di Kant. Questo progetto è tuttavia rintracciabile già negli scritti dedicati al pensiero heideggeriano, in cui Chiodi si interroga sul destino dell'uomo di fronte al riemergere prepotente di una trascendenza necessaria e necessitante nell'epoca della crisi. E qui cito Chiodi: che ne è dell'uomo? Che ne è dell'uomo in un pensiero in cui la realtà, la parola, il linguaggio, il pensiero, il tempo, la storia, la verità e l'errore, il ricordo e l'oblio, tutto è dell'essere, par être et pour être? In tale quesito emerge anche l'interesse di Chiodi per due problemi che appariranno via via sempre più centrali nella sua riflessione: il problema della filosofia e il problema della storia. Nella prolusione del 1965, Chiodi afferma che la storia è oggetto di considerazione filosofica, in quanto in essa ne va della stessa realtà umana. La funzione liberatrice della filosofia non può avere via libera verso il futuro se il passato incombe sul presente come tradizione che fonda le proprie richieste di immodificabilità sui miti, sulle favole, sulle falsificazioni dei documenti, sull'autorità interessata dei principi. Nella connessione fra passato e futuro è in gioco il senso stesso della realtà umana in quanto realtà storica. Interrogandosi sulla possibilità di una filosofia della storia e della storiografia, l'autore, guardando soprattutto a Voltaire e Diltai, afferma che tale filosofia è possibile e anzi auspicabile a patto che essa affidi il compito dell'illuminazione del passato alla ragione critica, da cui dipende la progettazione razionale del futuro dell'uomo. In questo modo Chiodi delinea una filosofia della storia come analisi critico-antropologica delle condizioni di possibilità della storiografia, che consente di mettere in luce il condizionamento prodotto dalla realtà umana tanto sulla scienza storica quanto sulla realtà storica, e quindi il maggiore o minore orientamento delle scelte umane secondo il valore dell'umanità, da cui dipende in ultima analisi il senso stesso della storia. E cito nuovamente: ogni generazione deve riguadagnarsi la propria umanità. Poiché dalla connessione fra valore e scelta dipende il grado di umanità della scelta che ognuno compie, ne viene che il criterio fondamentale dell'umanità di una scelta individuale sta nella generalizzabilità che essa include in ordine alla partecipazione all'ampliamento delle condizioni di possibile scelta e quindi di possibile umanità da parte degli altri. Se vogliamo indicare con alienazione l'insieme delle condizioni restrittive, istituzionali, economiche, politiche, religiose, eccetera, storicamente in atto e tuttavia rimovibili, che limitano o precludono l'accesso ad una scelta responsabile dei valori da parte di ogni uomo esistente sulla Terra, si può concludere che la storia avrà senso nella misura in cui noi contribuiremo, umilmente ma coraggiosamente, a farvi progredire l'emancipazione di tutti gli uomini.
In questo contesto, la riflessione di Chiodi sull'uomo e sulla storia non è altro che il risultato del suo ripensamento della problematica esistenzialistica, soprattutto alla luce del criticismo kantiano, dell'illuminismo e dello storicismo. Un ripensamento alimentato, ancora una volta, dalla preoccupazione di salvare e fondare l'esistenza dell'uomo nella sua libertà e finitezza, tramite una filosofia che, mettendo in luce i limiti e la possibilità della realtà umana, consenta di darne ragione nella sua costante apertura all'altro, agli altri e al mondo. Cito un'ultima citazione: il senso ultimo della filosofia è in realtà quello di tenere costantemente aperto il discorso, cioè di realizzare la possibilità di discorso e di trasmetterne intatta la dimensione istitutiva. La filosofia è un guardare pensando o pensare guardando, è un guardare alla realtà pensando alla possibilità. Ogni senso un ordine possibile e la filosofia è appello alla possibilità dell'ordine, ma la possibilità di un ordine è un progetto in cui la storicità umana affronta il rischio della situazione storica. Non diremo dunque la filosofia sentinella dell'essere, ma istitutrice dell'uomo e sentinella della sua libertà. In un'epoca in cui la parola crisi ha accompagnato tutta o buona parte delle nostre vite, il pensiero di Chiodi, di cui la filosofia della crisi, un'espressione con cui fu spesso designata la filosofia dell'esistenza nel Novecento, costituisce una connotazione fondamentale, Chiodi propone alcuni strumenti concettuali utili per ripensare l'uomo nei suoi rapporti con se stesso, con gli altri e con il mondo, il ruolo della filosofia oggi e l'idea stessa di crisi come situazione umana che contiene in sé la possibilità del suo superamento. Grazie. Intervento e adesso lasceremo posto ai relatori della tavola rotonda, la quale sarà condotta dalla professoressa Paola Chirico, che dal 2007 è insegnante di storia e filosofia presso il Liceo Vittorio Alfieri di Torino, è laureata in estetica con il professor Limone. Nel 2004 ha discusso una tesi di storia contemporanea sulla ricostruzione della polizia nell'Italia democratica sotto la guida del professor Della Valle. Con i suoi studenti ha portato avanti progetti didattici di storia del Novecento e di cittadinanza, in particolare sui temi della resistenza, della Shoah, delle guerre balcaniche e dell'immigrazione, e collabora con l'Istoreto, l'Istituto Storico della Resistenza. E quindi adesso vi spiego come continua questo, diciamo, convegno di studi e le testimonianze. Ci sarà questa tavola rotonda con la quale si collegherà anche Ezio Zubini da remoto, il quale poi vedremo se la professoressa Paola Chirico avrà delle domande da fare oppure farà il suo intervento, visto che lui ha una figura particolare perché diciamo, è stato allievo di Pietro Chiodi in due contesti diversi. Dopodiché ci sarà l'intervento di Edoardo Borra da Alba, quindi in remoto, l'intervento di Gianni Vattimo e poi per finire le conclusioni del direttore dell'Istoreto Luciano Boccalatte e del presidente Roberto Mastroianni. Quindi adesso chiamo quindi alla tavola rotonda i partecipanti, quindi la professoressa Paola Chirico, Piero Revello, Alberto Stipo, Angelo Tartaglia e poi Ezio Zubini, che è in collegamento da remoto. Lasciamo spazio a voi. Adesso. Sì. Prego, accomodatevi. Quello di funziona. Ah no, quello di lì. Adesso lo accendo. Grazie. E io avevo preparato alcune immagini, non so se sono pronte, se si possono far vedere via via. Parliamo, perché c'era... Professoressa, avete mezz'ora di tempo. Sì, va bene. E c'era una immagine del Liceo Alfieri, dove era, e quindi dove i nostri i miei interlocutori hanno frequentato il liceo e sono stati allievi del professor Chiodi. E alcune foto di documenti che sono stati rinvenuti nell'archivio storico
del liceo Alfieri, dove appunto si conserva il fascicolo del professore. Credo che quelli là li aveva mandati, perché credo non li ha messi nella presentazione. Li avevo mandati al direttore Boccalate, ma se non ci sono non importa. Li recupero. Va bene. Sì, c'era il tesserino in particolare del professor Chiodi quando era insegnante all'Alfieri, e c'era una foto di classe dei ragazzi che sono qua presenti oggi. Allora, prima di tutto vorrei ringraziare per questo invito e anche dire alcune parole sulle persone che sono qua con me oggi, che sono Piero Revello, imprenditore metalmeccanico. Nella sua storia personale ha avuto anche un'esperienza da insegnante, e Alberto Stipo, esperto in informatica. Angelo Tartaglia è stato professore di fisica teorica al Politecnico di Torino. E abbiamo in collegamento Ezio Zubbini, che è stato allievo del professor Chiodi, prima al liceo classico di Govone e poi all'università, dove nel 1969 si è laureato proprio con il professor Chiodi, e diventando poi insegnante di scuola superiore ed arrivando a prendere il posto, insomma, del suo maestro nel liceo di Govone. I ragazzi che sono qua presenti con me oggi invece sono stati tutti allievi del professor Chiodi presso il liceo Alfieri di Torino. Insomma, molto casualmente, per una serie di casualità, degli ex allievi vengono intervistati da una attuale insegnante di storia e filosofia del liceo Alfieri, con la passione della storia e della storia della resistenza in particolare. Abbiamo fatto alcune chiacchierate prima di arrivare qui e quindi insomma ci siamo un pochino preparati. Io vorrei iniziare dall'episodio che mi è stato raccontato da Piero Revello in modo particolare, e cioè ciò che accade a distanza di poco tempo dall'inizio dell'anno scolastico 1961-1962. La classe terza C si sta preparando per l'esame di maturità e in modo del tutto inaspettato si viene a sapere che il professor Chiodi non accompagnerà la classe all'esame. I suoi allievi raccontano questa esperienza come un'esperienza traumatica, e addirittura parlano di un lutto che hanno faticato ad elaborare, e si sono sentiti orfani, dicono. E allora volevo proprio che ci raccontassero un poco cosa è successo, cosa hanno vissuto e perché si sono sentiti orfani. Allora, per qui è il momento così critico che racconteremo bene, ma bisogna arrivarci a questo momento, altrimenti non si capisce moltissimo. Cioè, vorrei presentare brevissimamente quel contesto, quel mondo e noi. Noi eravamo una classe normale, un gruppo normale, negli anni, fine anni 50. Cos'erano gli anni 50? Ecco, vi do un'immagine che spiega tutto. Noi eravamo un gruppo unito da pochi interessi, perché le cose non erano moltissime all'epoca. Tanto per dire, la televisione era stata portata in Italia da 4-5 anni e pochi ce l'avevano. Ma noi eravamo legati da alcuni interessi. Per esempio, noi maschietti eravamo molto, molto interessati a fare lo sport. Non so le ragazze quali legami avessero, ma certamente ne avevano anche loro. Noi invece, appunto, noi eravamo interessati a fare lo sport, e per darvi l'immagine, dopodiché passiamo ad altro, per dirvi, noi giocavamo a pallone a Piazza d'Armi, con quei palloni che c'erano una volta, vabbè, ma di fianco c'erano i carri armati che facevano esercitazioni in Piazza d'Armi, perché si chiamava Piazza d'Armi. I carri armati, l'autoblindo, che facevano scuola guida praticamente, quindi
tu tiravi il pallone, magari ti scappava e te lo andavi a recuperare in quella condizione. Quindi noi erano momenti molto diversi da quelli di oggi, e forse proprio per questo eravamo estremamente legati. Quindi ci arriva in classe nel 59 un professore a insegnarci una materia nuova, che è la filosofia, che quindi già cos'è la, che bestia è? E questo professore, sì, ci insegna la filosofia, ma ci insegna soprattutto le cose, a vivere. Io ho un ricordo di questo, poi amplieranno i miei compagni dopo, ma io ricordo che lui in prima aveva infilato subito, forse era successo un qualcosa, c'era dei ragazzi, non mi ricordo dove, avevano fatto una bravata, erano andati a prendere gelato in una gelateria, come potevamo essere noi, intendiamoci. E poi alla fine tranquillamente erano scappati senza pagare. E a me sembrava una cosa furba. Oh, guarda che come sono furbi quelli lì. Forse io bravo come loro, eccetera, eccetera. E no, il professor Chiodi ci ha detto, no, ma guardate ragazzi che lì, quelli hanno mica fatto un danno, hanno fatto un danno al cameriere, non hanno fatto un danno al padrone, non sono stati furbi perché si sono presi il gelato senza pagare alla faccia del gelataio, del gelatiere. E no, il poveretto che magari uno studente come voi ci rimetterà questi soldi dei gelati che non sono stati pagati. E lì io dico, accidenti, è un altro modo di vedere le cose. E tutto è stato così. E per 2 anni noi siamo andati avanti con questo professore, che poi non era l'unico, anzi avevamo una bella serie di professori importanti, bravi e a cui dobbiamo moltissimo, ma noi con questo professor Chiodi siamo andati avanti un paio d'anni. Dopodiché cominciamo la maturità, e dopo neanche un mese, cioè il mese di ottobre, ci vengono a dire, ci viene a dire il bidello, cioè non è che sia stata una cosa, una comunicazione. Ah, guardate che il professor Chiodi non viene più. Come non viene più? Noi dobbiamo fare la maturità fra 7-8 mesi, il professore non viene più. Ed è andata così, perché all'epoca era così. Ma cosa vuoi sapere tu? Tu vieni a scuola e studia, poi chi viene sulla cattedra ci pensiamo noi. E lì proprio per questo motivo è scoppiato appunto questo senso di profonda ingiustizia nei nostri confronti, ma non da parte del professor Chiodi, che poveretto aveva subito lui stesso tante ingiustizie da parte di alcune famiglie che avevano fatto esposti in provveditorato, eccetera, eccetera, e poi aveva subito tante ingiustizie dal suo fisico, che non teneva più e quindi aveva bisogno di curarsi, di riposarsi, e quindi questo senso di ingiustizia multipla, diciamo, è sfociato immediatamente in una reazione che ancora oggi non riesco nemmeno a spiegarmi, ma immediata, cioè non dopo 15 giorni dall'ingresso della supplente, che peraltro già conoscevamo, vediamoci. Ma il primo giorno, la prima mattina, il primo buongiorno, di lì è scoppiata la guerriglia in classe. Siamo andati avanti per tutto l'anno, il professor Chiodi, diciamo come regalo, almeno ad alcuni di noi, gli ha consigliato di andare dal professor Luraghi a prendere qualche lezione, perché altrimenti io personalmente sarei ancora lì a fare la maturità, credo a questo punto. E vabbè, e la classe in qualche maniera si è portata avanti, ha fatto la maturità in questo clima che è durato tutto l'anno, con risultati molto pesanti cioè Pagelle con 6 di condotta al terzo liceo, e beh, non è proprio anno 1961-62, mica di questi tempi un pochettino, diciamo, più tolleranti nei confronti degli studenti.
E noi, questo che ci ha probabilmente legato e ci ha fatto capire molto bene quello che nei due anni precedenti Chiodi aveva cercato di insegnarci, cioè non solo gli autori, ma perché questi autori erano importanti, visto che poi lui li traduceva nei fatti reali. Per esempio, ricordo in questo momento la pena di morte. Negli anni 50 c'era stato un caso in America di un Cheryl Chessman che era stato, dopo 20 anni, che era nel braccio della morte, alla fine poi l'avevano giustiziato. Discutere sulla moralità o non moralità di questa scelta si può fare a livello di testi, a livello di teoria, ma discuterlo su un caso reale che ti sta per capitare e che capita, che poi è capitato, poi è stato giustiziato, era molto più importante. Quindi noi da questa esperienza siamo rimasti fortemente legati e lo ringraziamo ancora oggi per quello che ci ha lasciato, e adesso penso che i miei compagni potranno proseguire su questa strada. Voi raccontavate che avevate preso l'abitudine di ritrovarvi davanti al liceo. Sì, bravissimo, per dire come eravamo legati. Finita la maturità e in qualche modo usciti tutti comunque dal liceo, e poi adesso cosa facciamo? Prima eravamo orfani di Chiodi, adesso siamo orfani del liceo, anche lì, seconda mancanza. E allora abbiamo cominciato a trovarci a tutti i giorni, chi c'era, chi non c'era, insomma un gruppo, non sempre gli stessi magari, a trovarci tutti i giorni davanti all'uscita del liceo Alfieri, perché c'erano i compagni dell'anno prima, perché dell'anno prima ancora, e così via, finché a un certo punto noi abbiamo continuato negli anni, tutti gli anni dell'università. Abbiamo continuato, a mezzogiorno ci si trovava, chi c'era c'era, finché poi abbiamo cominciato a perdere anche i rapporti con il liceo, perché ragazzi che avevano magari 4-5 anni meno di noi, proprio neanche più di faccia sapevamo chi fossero. E questo è andato avanti per tutto, diciamo, gli anni dell'università, poi ognuno ha fatto la sua vita, ma noi non ci siamo mai più lasciati. Siamo ancora qui in 8 stasera, 7-8, quindi solamente perché ci sono parecchi che non potevano venire, ma siamo ancora un gruppo discreto, e la memoria del professor Chiodi certamente è stato il legante più importante per tutti noi. Sì, rammentavate di aver avuto altri insegnanti di grande valore, Capaldi, Andreoli, Signetto, allora, Gallesi. Io ho già parlato abbastanza, lascerei parlare loro sugli insegnanti bravi, proprio quelli lì, ma direi bravi, bravi tanti, certo. Insomma, bravi. Sì, più che parlare degli altri insegnanti, ci interessa capire che cosa rendesse Chiodi diverso dagli altri insegnanti e perché voi tuttora attribuite alla lezione del professor Chiodi l'inizio della vostra amicizia, di un'amicizia particolare che è fondata sull'amore per il pensiero critico, per la discussione. Ma l'amicizia era già iniziata, perché, ripeto, il gruppo c'era ed era forte, e ripeto, le motivazioni per noi, e lì c'è una compagna, Marina, che potrebbe dire la stessa cosa per quello che riguarda le ragazze. Purtroppo all'epoca eravamo fortemente separati, cioè, intendiamoci, non è come adesso che vabbè, uomini, donne, maschi, femmine, va tutto bene. No, all'epoca i maschi erano i maschi e le femmine erano le femmine. Sì, da questo punto di vista abbiamo anche scoperto che talvolta il professor Chiodi si è lasciato scappare qualche battuta non proprio femminista, e ragionavamo sul fatto che tutto sommato, beh, per alcuni aspetti era comunque un uomo del suo tempo, nonostante il suo anticonformismo, nonostante insomma, le lotte per la libertà e per l'umanità di tutti. Ecco,
però magari anche sentirei anche da altri questo qualche ragionamento su questi aspetti. Volevo tornare sulla differenza di Chiodi rispetto agli altri professori. È già stato detto che noi avevamo un buon gruppo di professori, cioè persone colte che spiegavano molto bene, che facevano capire il succo delle cose che ci proponevano e via discorrendo. Però c'era il rapporto più corrente, qual era? Il professore, l'allievo. Il professore più o meno autorevole, in genere abbastanza autorevole, senza essere autoritari, no? Persone molto, molto stimate, stimabili, una differenza piuttosto marcata. E l'obiettivo qual è? Tu sei lo studente, devi studiare, io ti spiego la materia, tu studi, se hai problemi mi chiedi, ma con moderazione, impari e poi io valuto quello che hai fatto. Allora, arriva questo professore non è che non spiegasse o che non entrasse nel merito della filosofia, della storia della filosofia, che è quella che oggettivamente si studiava, però aveva questa peculiarità che spiazzava un po', vediamolo dal punto di vista dei ragazzi, di adolescenti di allora, e naturalmente rileggiamo quello che è avvenuto con gli occhi successivi. Noi abbiamo capito meglio il valore di questo rapporto con il professor Chiodi man mano che il tempo passava, anche dopo. Allora, la differenza cos'era? Non è che fosse qualcuno che minimizzava, che facilitava le cose. Tu dovevi imparare, studiare. Però saltava fuori sempre, continuamente, con connessioni con quello che era la vita ordinaria, continua. C'era questa peculiarità che aveva più volte ripreso e detto dovete leggere il giornale. E diceva, studiamo storia della filosofia, dovete leggere il giornale. Perché dovete capire quello che succede, quindi dovete sforzarvi di capire quello che succede. L'altra cosa curiosa che mi ha colpito, io ero abbastanza colpito da questo fatto, tu devi studiare, c'hai il libro di testo, il professore ti spiega anche al di là del libro di testo, benissimo, ma lui qualche volta, spesso e volentieri, aveva atteggiamenti di sollecitazione, addirittura di provocazione. Di cosa pensi tu? Dico, sto studiando, che ne so, Cartesio o ancora prima, okay? Mi chiedi se ho studiato, ti ripeto la lezione. No, ma tu cosa pensi? Allora, per certi versi ti spiazza questa cosa qui, ti spaventa un po', perché se devo studiare sono diligente, so come devo fare. Se devo dire la mia, su cosa? Oppure puoi sentirti gratificato, no? A me è successo qualche volta, no, di farmi prendere poi la mano a voler fare, come dire, il filosofo e dire la mia. E lui ti dava spazio su queste cose qua, in qualche misura. Questo era molto diverso da quello che era lo stile normale della scuola contemporanea. Era decisamente diverso anche dall'approccio degli altri docenti, ottimi docenti, che erano loro il professore, tu sei l'allievo. Questo è un aspetto notevole che abbiamo, ripeto, imparato ad apprezzare, parlo anche per esperienza mia, pian piano, successivamente. Questo ti coinvolge, cioè non è che studi perché devi passare l'esame, tu devi capire la tua vita, devi capire il mondo in cui sei inserito e devi farlo mettendo a rischio le tue capacità di giudizio. Non c'è una visione stereotipa che tu devi apprendere così ti uniformi al modo di pensare che è quello corretto. No, devi metterti in gioco, usare gli strumenti che ti stiamo proponendo, scuola, docente e così via, e cercare di costruirti una motivazione tua, una comprensione tua di quel che succede. Tutto questo, ripeto, era molto diverso da quello che la struttura scolastica mediamente ti offriva. E questo è una cosa di cui dobbiamo essere estremamente grati al professor Chiodi. Sì, sì, voi lo ricordate sempre, ho visto anche i testi che avete prodotto in occasione della mostra dei quadri del pittore Pino Chiezzi. Parlate sempre di lui come di un maestro, anzi del maestro, no?
chi vi ha educati allo spirito critico, chi vi ha educati ad uscire dal conformismo, a pensare con la vostra testa, e riusciva a fare tutto questo durante le normali attività di lezione, sia quando teneva lezione, quando vi interrogava anche come stavate dicendo, e ragionavamo insomma che sicuramente anche il partire dai temi di attualità, di trovare un gancio per portarvi dentro i temi della filosofia o della storia era stato per voi molto, molto efficace. Ci è sembrata una forma di pedagogia attiva, ecco, certamente inusuale a quel tempo, certamente originale, no? Nonostante, come stavate dicendo, restasse comunque fermo al rigore nella trasmissione dei contenuti degli autori che spiegava. Mi viene in mente, proprio perché è stato citato anche prima il professor Pianciola, che in un suo ricordo del 2015, in un suo ricordo di studente universitario, citava frasi ricorrenti del professor Chiodi all'università. Come verrebbe spiegato questo concetto a un contadino? Come lo spiegheresti? Come lo renderesti chiaro? E effettivamente non era un metodo usuale né al liceo né tantomeno in accademia, direi. E poi mi ha colpito molto anche quello che voi avete sempre detto e ripetuto, ci provocava, ci invitava a studiare, ad informarci, a leggere i giornali, non solo un giornale, verificare le fonti. Dicevamo che questo metodo è attualissimo anche adesso, dal momento che l'autorevolezza delle fonti oggi è molto più difficile da distinguere in questo tempo in cui l'informazione ci proviene da ogni fonte possibile e immaginabile. E ricordavate anche delle difficoltà del professore, no? Il professore è stato contestato, tant'è che si leggono delle sue lettere apologetiche, delle lettere inviate al preside nell'anno scolastico 60-61, non so se qualcuno di voi vuole riprendere questo argomento. Al di là del conoscere vagamente, perché noi non abbiamo percepito subito vagamente che c'era qualche problema, la conoscenza reale di cosa c'era dietro a noi sfuggiva. C'erano chiaramente dei momenti o alcuni dei componenti della classe con cui c'era frizione o tensione che derivava dalla storia delle famiglie, c'erano molte realtà diverse, no? Queste si manifestavano in aula e questo era il motivo per cui poi magari i genitori dopo facevano esposti a vatte alla pesca, e che riguardava forse l'accusa di parlare troppo di politica. Non è che parlasse di politica nel senso di sapere come votava uno o come votava l'altro, lo faceva in relazione all'esperienza che lui aveva vissuto, di cui non parlava nei dettagli, questo è già stato detto, non è che certo ci raccontasse gli episodi delle sue, salvo un caso o due, ricordo vagamente una volta che aveva difeso il tricolore, che in certi casi veniva banalizzato, no? L'idea della bandiera, retorica e così via, e lui aveva citato un episodio relativo alla sua esperienza di partigiano, forse alla fine, già nel momento alla liberazione in sostanza, il fatto di circolare con una grande tricolore su una jeep, una camionetta, per le strade e via discorrendo, invitando a ricordare il significato e il valore di quello che non era soltanto un simbolo fatto di retorica. Ecco, al di là di questi singoli episodi, non è che parlasse, ripeto, di politica, però era chiaro che il coinvolgimento nelle vicende quotidiane, guardare il giornale e così via, ti portava implicitamente a farti delle domande e a preoccuparti anche della storia intorno a te contemporanea.
e quindi indirettamente ti pone problemi sulla tua collocazione sociale. Cosa pensano i tuoi genitori oltre a quello che pensi tu, a se tu pensi qualcosa e così via. Questo atteggiamento sicuramente era visto come un pochino, come dire, pericoloso, no? Tanto è vero che qualcuno... Poi, ripeto, noi, almeno io, non ho conoscenza diretta di azioni o altro, cose dietro le quinte che non percepivamo, ma che in realtà c'erano. Certo. Forse c'è un microfono che non funziona. Forse è spento? Questo. Ecco, io, siccome prima si è accennato alle provocazioni che faceva, a me piace l'idea di precisare una cosa. Visto che ci sono stati molti racconti sulle sue esperienze personali, anche belli, che non soltanto di altri ambienti, ecco, una cosa che io noto è che mai ha cercato di arrivare a discorsi strappalacrime. Ecco, quando faceva queste provocazioni non arrivava mai a cercare di influenzarci in maniera emotiva, diciamo così. Anzi, certe volte dava quasi l'impressione di essere un po' distaccato, proprio un po' come uno storico che racconta degli avvenimenti. Ma proprio i racconti delle sue esperienze, certe volte dava l'impressione di un grande distacco, lo stesso distacco che aveva poi, magari ne parliamo in seguito, nei confronti di alcuni nostri compagni che rappresentavano l'ideologia che lui aveva combattuto. Ecco, c'era questa impressione di un certo distacco. E magari invece una cosa che io ricordo, che a me sembra di avere notato, che c'era forse meno distacco durante le interrogazioni. Si è parlato dell'unicità, diciamo così, di Chiodi rispetto agli altri professori molto validi che avevamo. A parte tutte le altre cose che sono già state dette sulla sua unicità, diciamo così, c'era il fatto che finora mi pare non sia stato rilevato, che un'interrogazione non consisteva per lui nel fare una domanda e aspettare una risposta. Certo, aspettava una risposta, ma poi, dopo le prime frasi della risposta, interveniva attivamente. Praticamente c'erano delle sue interrogazioni che erano quasi come delle lezioni, era quasi come riprendere e approfondire una lezione già fatta. Dopo aver ascoltato l'inizio della risposta, interveniva molto attivamente. Quindi come se facesse filosofia assieme a voi. Ma infatti hai parlato di distacco, però l'altra parola che spesso ricorre nei vostri ricordi è umanità, no? L'umanità della persona e dell'insegnante, no? In una scuola che, come si è detto, era proprio istituzionalmente tutta un'altra cosa rispetto a quello che sarebbe diventata a partire dal 62 in avanti, dalla scuola media unificata. Non favoriva, ecco, questi rapporti. Sì. Sì, certo, distacco, ma naturalmente unito all'impegno e unito all'umanità. E questi avvenimenti, io una quantità enorme di ricordi, di episodi piccoli che possono magari spiegare meglio. E mi ricordo nel 1960, subito dopo le Olimpiadi, a una mia interrogazione mi chiese, durante la sfilata delle Olimpiadi ci fu un paese che sfilò con un cartello di protesta, perché si trattava di Taiwan, il rapporto fra Taiwan e la Cina, io lo sapevo, se non altro, oppure altri discorsi di questo genere. Ecco, l'unicità era anche il fatto che con lui si potevano analizzare gli avvenimenti del giorno prima. Oppure, per esempio,
ne riferisco sempre più che a discorsi generali, preferisco a singoli episodi, quello che si diceva della bravata. Mi ricordo a un certo punto che per quanto non fosse proprio nell'argomento del periodo che stavamo studiando, ma quando disse, ecco, per esempio, Cesare che attraversa il Rubicone, questo atto che magari a scuola viene presentato con un senso di ammirazione, ma in realtà invece che cos'era? Il dado è tratto, che cosa voleva dire? Allora anche i banditi di via Osoppo hanno detto il dado è tratto. Per chi non ha la nostra età può essere difficile capire il senso della battuta. C'è stata una famosa banda di rapinatori che si chiamavano i banditi di via Osoppo, qualcosa del genere. Va bene, mi comunicano che il nostro tempo è finito. Purtroppo penso che potremmo stare ore a parlare del professor Chiodi e delle vostre davvero interessanti esperienze, anche perché poi sono comparabili con l'attualità. Però dobbiamo lasciare la parola ad altri. Zubini è presente perché non lo vedevo, non lo sentivo. Ma potremmo sapere da lui se quello che è stato raccontato dalla terza C del liceo Alfieri corrisponde anche alla sua esperienza. Immagino di sì, o se ha qualche vorrebbe sì. Portare in rilievo qualche aspetto che non è stato menzionato finora. Certo, no, la mia esperienza del rapporto con Chiodi è molto più ampia, perché io l'ho avuto come insegnante al liceo, l'ho avuto come insegnante all'università, mi sono laureato con lui, ho poi fatto l'insegnante di storia e filosofia sulla sua cattedra per 20 anni, ma direi di più, cioè il mio rapporto con Chiodi è iniziato fin da bambino, perché mio padre era collega del professor Chiodi al liceo, suo buon amico, e io ho dei ricordi di Chiodi fin dall'elementare, quando facevo l'elementare. E in particolare ne voglio citare uno, perché mi ricordo alla fine del 45, cioè nell'inverno del 45, pochi mesi dopo la liberazione, Chiodi era venuto a cena a casa mia, io avevo 6 anni e mi ricordo perfettamente quel momento, perché dopo cena lui e mio padre si sono incontrati a parlare delle loro esperienze, delle loro vicende partigiane. Io avevo già qualche percepito della pericolosità di quel e la tragicità anche di quel periodo. Avevo già vissuto alcune esperienze molto pesanti. Però il racconto di Chiodi quella sera mi fece capire, ecco, fu una lezione di storia, la prima lezione di storia vera, di storia contemporanea, che ricevetti. No? Una lezione di antifascismo, direi. Cioè, io mi sentivo antifascista fin dalle elementari grazie al professor Chiodi. Ecco, quindi è un'esperienza forte quella che ho avuto con lui, non solo di insegnante che ha influito più di ogni altro sulle mie scelte, sui miei orientamenti culturali, ma proprio un maestro di vita, ecco, lo si può dire così, che ha deciso spesso proprio gli orientamenti pratici che ho avuto nella vita. E ad esempio posso ricordare un altro evento, qui ne ho tantissimi, ma taglio proprio per necessità. Un altro evento che è capitato al termine del liceo classico, cioè il liceo classico che ho fatto con lui e che mi ha segnato per molti versi. Ad esempio, prima si citava spesso Banditi, lo scritto di Chiodi sulle sue vicende tragiche della prigionia e del partigianato successivo.
Ecco, io attraverso quella lettura che ho fatto fin dal ginnasio, forse fin dalle medie, perché è un testo che era stato pubblicato nel 1946 con i tipi dell'AMPI, quindi circolava già allora. E io ricordo averlo letto prima di essere al liceo suo. Allora, attraverso quel testo, ad esempio, Chiodi mi aveva insegnato ad amare addirittura, ad ammirare comunque il suo amico, il suo collega, poi eroe e martire della Resistenza, Leonardo Cocito. E mi segnò così tanto quella lettura, quelle parole di Chiodi, che quando negli anni 70 mi trovai insegnante di storia e filosofia al liceo scientifico, un istituto che doveva ancora avere l'intitolazione, ecco, io non ebbi nessuna esitazione a proporre il nome di Leonardo Cocito come diciamo, non so come si può definire, no? Come, nel titolo di questo liceo. Ecco, gli anni del liceo furono segnati, adesso sentivo come insegnava all'Altieri, in effetti mi ricordava moltissimo anche la figura di Chiodi al classico Govone. Anzi, direi che forse risaltava ancora di più la sua diversità nel nostro liceo, perché questa è una mia, così un mio giudizio personale, però altri insegnanti che avessero il tasso di umanità e di tolleranza, di rispetto, che avessero anche l'ironia sottile che Chiodi usava come strumento didattico molto efficace, ecco, non ce n'erano, per cui la figura di Chiodi è risaltata tantissimo nell'Albese da chi ha avuto la fortuna di averlo come insegnante. Ma prima mi veniva in mente un altro episodio, magari poi chiudo con questo, che non riguarda il mio rapporto con Chiodi, insegnante e io suo alunno, ma fuori da questo rapporto. C'era successo questo: finito il liceo, Chiodi si trasferiva nel 57, io ho dato la maturità quell'anno, a Torino. Io poi lo perdevo di vista per alcuni anni, e in effetti ho avuto anni travagliati, ho fatto una scelta molto incauta e sbagliata a ingegneria, ho fatto il biennio di ingegneria, ho interrotto gli studi, ho fatto servizio militare. In sostanza, per 6 anni ho vagato alla ricerca di una prospettiva. Al termine ho avuto il congedo militare e ho detto no, adesso bisogna che recuperi i miei veri interessi, le motivazioni a studiare e anche poi a lavorare. E pensai che le uniche motivazioni che potevo avere erano proprio quelle che mi aveva dato Chiodi, cioè con il suo insegnamento, no? E decisi di iscrivermi a filosofia. Però prima... ecco, pensai che era necessario che io mi confrontassi con Chiodi, che lo ritrovassi, parlassi con lui delle mie difficoltà, delle mie inquietudini, erano veramente, e chiedessi consiglio. Per cui gli telefonai, e questo episodio che voglio raccontare, gli telefonai, lui mi ricevette volentieri a casa sua a Torino, abitava lungo Po Antonelli, e per un pomeriggio discussi con lui, gli raccontai anche e gli dissi le mie convinzioni, che volevo fare studiare storia e filosofia e fare l'insegnante. Fui molto sorpreso dal fatto che Chiodi mi trattava con molta cortesia, addirittura con un atteggiamento paterno, però mi sconsigliava assolutamente di fare questa scelta.
Io finì il colloquio con Chiodi contento di averlo ritrovato e di aver parlato con lui, ma molto deluso dal suo atteggiamento. Ecco, allora Chiodi si accorse anche di questo mio sconcerto, mi accompagnò alla stazione con la sua vecchia 600, aveva, nonostante fosse molto sofferente, ecco, l'avevo trovato anche molto sofferente per l'artrite che poi lo porterà anche a una fine prematura. Mi accompagnò alla stazione e prima di salutarci si fermò e mi fece una domanda e mi chiese: ma visto che sei proprio orientato a fare questa scelta, spiegami il perché, perché vuoi diventare insegnante? E io lì diedi una risposta che darei anche adesso, ricordo perfettamente, e gli dissi: ma professore, se io nella mia vita potessi fare per qualcuno, anche in piccola parte, cosa lei ha fatto per noi, io sarei felice. Ecco, Chiodi di fronte a queste parole si mostrò colpito, quasi commosso, e mi disse: allora tu devi fare questa scelta, è giusto che tu faccia questa scelta. E io allora lì mi iscrissi a Storia e Filosofia, furono anni stupendi perché dal 63 al 69, ecco, ricordo solo gli anni della contestazione a cui partecipavo convintamente, però mai nessuno mostrò nei confronti di Chiodi una critica, una contestazione. Chiodi poté insegnare col suo immutato prestigio anche nell'anno 68, e nel 68 io preparavo proprio la tesi assistito da un bravissimo, ecco, che qui è stato citato, assistente di Chiodi, Cesare Pianciola, che mi seguì nella tesi, discussi la tesi l'anno dopo con Chiodi relatore e contro relatore Gianni Vattila. Ecco. Bene, ringraziamo il professor. Mi fermo qui perché non finirei più. La invito solo a concludere il suo intervento perché dobbiamo dare spazio ancora a quattro relatori. Mi dispiace interromperla perché la sua testimonianza è importante e interessante come tutte quelle degli ex allievi. Bene. Grazie per il suo intervento, grazie mille. La ringraziamo. Buonasera. Ok, allora ringrazio i relatori della tavola rotonda. Non so se Piero volevi solo citare alcuni altri ex studenti che sono qui in sala, i loro nomi, giusto per dire, solo citarli per nome. No, interrogati, se rimane tempo alla fine, scusate, perché dobbiamo dare adesso la parola dei relatori che ci aspettano da remoto. Vi ringrazio, grazie mille, se volete andare. Grazie mille, sì, adesso sanifichiamo. Così adesso ci penso io, grazie. Allora, adesso daremo la parola a Edoardo Borra, che è un collaboratore della Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero di Alba, dove partecipa alle attività di ricerca e divulgazione che dal 1996 vengono dedicate a Beppe Fenoglio, così come ad altre figure e situazioni di rilievo culturale che hanno attraversato la città. Tra i suoi ultimi lavori, la produzione dell'album del cantautore Mauro Carrero, José Davide, nota 2017, adattamento musicale di un soggetto cinematografico lasciato da Fenoglio incompiuto. Ok, lascio la parola al dottor Edoardo Borra. Grazie. Grazie a voi, io sarò brevissimo. Un quarto d'ora di tempo massimo, quindi sì, ma sarò anche più breve, spero, anche per privarvi della mia fotografia lì sullo schermo, per un gesto caritatevole. Io sono un altro albese e parlo di Chiodi però da un punto di vista completamente diverso, perché per motivi anagrafici, generazionali, io Chiodi non l'ho conosciuto di persona, però si può dire che la mia generazione e anche altri che sono venuti dopo non possono fare a meno di imbattersi per certi versi nella figura di Chiodi e di considerarlo ancora presente
proprio per le possibilità che testimonianze come quella di Ezio Zubini e altri fatti e altri documenti ci mettono davanti. Io appunto sono nato nel 1973, quindi 3 anni dopo la morte di Chiodi, però ho raccolto davvero, mi è capitato di incontrare persone, adesso il caso del professor Zubini è particolare perché l'ho incontrato anche come mio professore al liceo, ma ho incontrato diversi ex studenti che al di là delle differenze, degli esiti personali, delle differenze anche di pensiero, di elaborazione di un pensiero proprio o di quello che sia stato il loro destino lavorativo o nella vita, ecco, tutti quelli che mi è capitato di sentire hanno rimarcato queste qualità di umanità e di diversità di Pietro Chiodi. Ne abbiamo avuto conferma anche nelle testimonianze degli studenti del liceo Alfieri. Poi questa diversità ciascuno l'ha interiorizzata, l'ha vissuta in maniera più o meno profonda e ne ha fatto uno strumento anche e poi per la propria vita in maniera più o meno incisiva, però sta di fatto che per noi che arriviamo dopo non possiamo fare a meno, ecco, noi che arriviamo dopo non possiamo fare a meno di notarla queste due qualità umane. E soprattutto per un albese, ecco, la considerazione anche solo meramente quantitativa del fatto che Chiodi ha trascorso ad Alba, nella nostra città così tutto sommato provinciale allora e probabilmente anche oggi, ha trascorso la maggior parte della sua vita adulta, perché ci ha insegnato 18 anni, ma è stato il suo primo incarico di insegnamento dopo la laurea, è stato ricordato prima da Andrea Ripetta, all'inizio di Banditi, due lettere arrivano, una a Leone, suo amico bresciano, l'altra arriva come telegramma, una è la lettera a Cartina Precetto e l'altra è il telegramma di assegnazione della cattedra al liceo di Alba di Chiodi. Ecco, Chiodi arriva quindi all'inizio della sua vita adulta, professionale ad Alba a 24 anni. I suoi studenti più maturi, tra cui Beppe Fenoglio, ne hanno 7 in meno. È praticamente un fratello maggiore. Già in questo, se devo pesare un dato di quantità, è raro non si instauri un legame diverso, anche solo per vicinanza generazionale. E Cocito e Chiodi sono quasi dei fratelli maggiori dal punto di vista dell'età rispetto ai loro studenti più maturi. Quindi Chiodi inizia con Alba un legame che anche quando andrà a Torino non verrà meno, perché lui ritornerà tantissimo ad Alba, sia fisicamente, sia nei discorsi, sia con i ricordi. C'è una bella testimonianza di Giovanni Arpino, proprio in commemorazione della morte di Chiodi, in cui Arpino ricorda come negli anni torinesi, quelli in cui appunto Arpino lo frequentò di più e intimamente, Chiodi tornasse sempre nei discorsi ad Alba, e Arpino dice che Alba è stato l'habitat umano di Chiodi e che frequentandolo lui ravvisava uno spessore interno albese ricavato da Alba in ciò che Chiodi diceva, e però era uno spessore che si era formato soprattutto sul piano umano, cioè anti-accademico, uno spessore che si era formato frequentando delle persone e un territorio e dovendoci fare anche una cosa non voluta, cioè la guerra, e poi scelta la guerra di resistenza. Quindi diciamo che davvero anche a noi sembra che gli anni albesi di Chiodi siano stati quelli che l'hanno gettato in una situazione che l'ha condizionato e l'ha fatto diventare, credo, in gran parte quello che è stato, perché anche Banditi
che prima è stato ricordato, si può anche leggere come un'esperienza appunto autobiografica di cambiamento e di trasformazione di un intellettuale che arriva alle soglie dell'abbrutimento fisico e umano e morale, perché di fronte alla bestialità a cui gli tocca assistere e che gli tocca subire, è al limite dal cedimento, è al limite del cedimento e decide che non riesce a fare altro se non impegnarsi per combattere questo svilimento e questo abbruttimento complessivo che si vede intorno. Quindi ad Alba è stato Chiodi tanto, e Alba è stato un ambiente in cui lui si è formato e si è trasformato. Contemporaneamente con questa sua umanità e diversità ha formato nell'incontrarli parecchi giovani, parecchie persone. Una cosa bella che ho sempre sentito dire e che è stata ricordata molto bene da Piero Rossano, un giovane sacerdote albese che è diventato poi un raffinatissimo biblista e un esponente della Chiesa cattolica tra i più aperti e interessati al dialogo interreligioso, era che Chiodi anteponeva l'amicizia e la frequentazione degli amici allo scrivere articoli. Cioè, ricordava Rossano queste espressioni: che bello, stasera siamo insieme, è meglio stare un'ora con gli amici che scrivere un articolo. E questo è, credo, anche una misura di quella capacità di Chiodi di entrare in sintonia con le persone, anche provocandole, anche con l'ironia, anche mettendosi in gioco, però questa sua capacità di parlare un linguaggio stimolante e comprensibile al di fuori dell'accademia. Una cosa che anche è stata fatta notare diverse volte da chi si è occupato di lui è come Chiodi sapesse benissimo maneggiare il registro accademico nelle sue pubblicazioni appunto scientifiche, nei suoi studi, e allo stesso tempo però noi abbiamo tutte queste testimonianze che ci dicono di un Chiodi didatta, docente, che è assolutamente efficace e di una chiarezza notevole, ma non solo, di una chiarezza che ti stimola a essere interlocutore. Quindi anche questo per noi è un piacevolissimo mistero, per noi che siamo venuti dopo, che ce lo rende interessantissimo. Io però appunto non voglio rubare più tempo del necessario, faccio questo mio intervento da Alba, da albese, non contemporaneo di Chiodi, rilevando qualche occasione che lo hanno visto Chiodi ad Alba anche come figura pubblica. Cioè, finora ho ricordato il Chiodi delle amicizie, quindi il Chiodi di rapporti personali e privati fortissimi che si è portato dentro per tutta la sua purtroppo breve vita. Però evidentemente c'erano delle persone che occupavano delle posizioni anche influenti o di potere o dirigenti nella città che sono state colpite dalla figura di Chiodi, che gli hanno attribuito del rilievo e dell'importanza e che lo hanno chiamato alla ribalta pubblica in alcune situazioni. Io adesso appunto ne cito solo due o tre perché non voglio davvero dilungarmi troppo, ma Chiodi, per esempio il Chiodi partigiano, la figura del Chiodi resistente, era autorevole ad Alba nel dopoguerra, perché noi lo ritroviamo ad esempio è il Chiodi nel 49, il 13 novembre 49, quando Luigi Einaudi viene ad Alba ad appuntare al gonfalone della città la medaglia d'oro al valore militare, visita, tra le altre tappe del suo programma, visita una mostra sulla resistenza nelle Langhe, che è stata ordinata, c'è un articolo sull'Unità che lo commenta con sobrio gusto, dal professor Chiodi. Noi non siamo riusciti a ricostruire come fosse questa mostra, che cosa presentasse, come fosse ordinata, però è stato Chiodi l'incaricato di preparare, allestire questa mostra in occasione della medaglia d'oro alla città di Alba. Credo che sia un fatto che, ripeto, non possiamo analizzare in dettaglio perché ci mancano le informazioni, ma
io lo rileverei come una cosa notevole. Così come Chiodi è presidente di un comitato che raccoglie varie anime dell'associazionismo postbellico, resistenziale, ampi, le famiglie dei partigiani caduti, gli ex deportati. Si fa un comitato perché viene assolto nel 1947 il comandante del presidio militare della città di Alba, che è in carica subito dopo i famosi 23 giorni, colonnello Pieroni. Chiodi è, io ritengo, non si sia messo da sé a capo di quel comitato, evidentemente è stato espresso e è a capo del comitato che protesta contro la soluzione di Pieroni, così come si oppone e guidando un gruppo di opposizione in piazza per due volte a un congresso di esponenti missini ad Alba. Quindi, oppure Chiodi nel 55, per il decennale della resistenza, della liberazione, viene incaricato di tenere nella sala del Consiglio Comunale, diciamo, il discorso di apertura del decennale della liberazione, e fa un discorso, noi siamo, per fortuna ne abbiamo una bella trascrizione per sommi capi, ma chi l'ha fatta era un suo allievo non banale, e ne abbiamo un bellissimo discorso, fa un discorso assolutamente equilibrato, nettissimo, sulla libertà, sull'uomo che non è uomo se non è libero, facendo, dice il cronista, senza soppesare i morti a nessuno, però dice, concludendo, che l'uomo non è uomo se non è libero, ma non basta parlare di libertà, bisogna esercitarla, tradurla in vita, la misura della libertà e la giustizia sociale. Queste sono parole di Chiodi con cui conclude un intervento nel Salone del Municipio nel 55. Ce ne sono diverse, veramente diverse, di queste testimonianze che adesso appunto non sto a elencare e a citare, ma solo per dire che anche dopo che Chiodi se ne va nel 57, ma per esempio nel 61 viene richiamato ad Alba per questa volta viene chiamato come filosofo per una discussione in una città che non offriva certamente granché dal punto di vista del dibattito pubblico su temi culturali, sugli indirizzi moderni della filosofia, e Chiodi fa un discorso in cui affronta marxismo, esistenzialismo e neopositivismo alla scuola di Vienna, e il commento di chi fa la cronaca è c'è un'intesa stabilita tra lui e l'uditorio, incatenando come sua inimitabile prerogativa tutta l'attenzione degli astanti. Cioè, evidentemente è veramente bravo, perché riesce a trovare un lessico e un andamento del discorso tale che ad Alba nel 61 gli permette di parlare degli indirizzi moderni della filosofia. Questo per dire, ci sarebbero davvero tantissime altre cose, anche tristi, cioè la morte di Fenoglio nel 63, e certe incomprensioni che sono venute dopo per Chiodi laico, rigoroso, assolutamente contro un certo clericalismo bigotto e chiuso, quindi ci sarebbe un discorso incredibile e vastissimo da portare avanti. Però ecco, e così chiudo questo mio punto di vista di chi è venuto dopo e guarda indietro sperando di ricavarne qualcosa anche per andare avanti, però è un fatto che Pietro Chiodi è stata una figura veramente notevole, certamente come studioso, certamente come autore di un bellissimo libro, un capolavoro letterario secondo me, oltre che documentario, che è Banditi, certamente importante per le persone che gli sono entrate a contatto, sono venute a contatto con lui, gli allievi, ma anche, io penso, molti cittadini che appunto nelle circostanze come quelle che ho ricordato hanno avuto magari la fortuna di imbattersi in questo fenomeno, e poi qualcosa in loro sarà sicuramente rimasto, almeno io questo lo credo e sinceramente lo spero.
Fine, vi lascio al programma, grazie. Ringraziamo il dottor Borra per il suo intervento e per darci anche questa, averci dato questa rappresentazione della figura di Pietro Chiodi come personaggio pubblico ad Alba. Adesso abbiamo un altro collegamento da remoto, abbiamo il professor Gianni Vattimo, appunto, che abbiamo un filosofo, accademico e politico italiano e tra i massimi esponenti della corrente postmoderna e teorizzatore del pensiero debole. Ecco, vediamo come vedete, non sono assistente. Come vedete, non sono Gianni Vattimo, ma sono il suo assistente. Era capibile, no? Sì. Gianni sta arrivando, un secondo che si è un attimo assentato. Infatti, sono rimasto qui ad attendere la fine del discorso. Okay. Scusate, abbiate un attimo. Se aspettiamo allora il professor Gianni Vattimo, pregherei il direttore dell'Istoreto, Luciano Boccalatte, a venire qua insieme a Roberto Mostraianni. Luciano Boccalatte dal 1975 si è occupato presso l'Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza della Società Contemporanea dell'Archivio Storico, curando inventari, le edizioni di fonti e documenti, di pubblicazioni sui luoghi di memoria. Ha curato mostre, allestimenti museali e seguito come tutor stage universitari. Dal 2012 Luciano Boccalatte è il direttore dell'Istituto Storico della Resistenza, insieme al nostro presidente Roberto Mastroianni, che investe insomma da filosofo, forse potrà anche poi interloquire con insomma il professor Vattimo, intanto che aspettiamo che arrivi. Vi lascio la parola a voi, se vediamo se... Insomma, bisogna riempire questi momenti, il bello della diretta, bisogna riempire i momenti morti. Chiaramente forse abbiamo fatto un po' aspettare il professore, quindi... È arrivato il professor Vattimo? Ok, diamo allora la parola a Gianni Vattimo. Prego. Ecco, scusate. Ecco, professore, sì. Anche per lei, sì, la sentiamo. Professore, anche per lei siamo molto precisi e rigidi. Le diamo 15 minuti di tempo per il suo intervento, perché poi dobbiamo purtroppo congedare. Vediamo se ci saranno delle domande dal pubblico. Prego. Tecniche, sentite? Sì, la sentiamo, vi sentiamo. Sentite, io... Prego. Bene, grazie. Scusatemi. Niente, professore, non si preoccupi. Tanto mi scuso per... Stavo dicendo pure in sala che il bello della diretta è anche a chi ci segue da casa in collegamento streaming su YouTube. Sentite, mi scuso per non essere presente, ma sono un poco mobile in questi tempi. Che dire, sono molto onorato e contento, in un certo senso, di partecipare a questo incontro su Chiodi, perché io verso Chiodi, nonostante molte differenze teoriche o di orientamento filosofico, in realtà ho una profonda venerazione, davvero, ammirazione e venerazione. Di questo voglio dare testimonianza qui, perché effettivamente anche le cose che ho sentito oggi mi hanno profondamente commosso e sono in questo mood, in questa Stimmung chiodofila, per dire. Per cui effettivamente mi sento molto, molto dentro a questo clima. Io ho conosciuto Chiodi abbastanza tardi, perché non sono stato suo allievo al liceo, ho studiato poco con lui, anche all'università sono stato piuttosto suo collega, quando lui è arrivato a insegnare la filosofia io ero assistente o incaricato, non so più esattamente cosa stavo facendo, ma l'ho conosciuto soprattutto perché a un certo punto lui è venuto a sentire una conferenza. No, negli anni 60, io che ero un giovane brillante studioso di Nietzsche, mi sono trovato a dover leggere Heidegger, che l'ho letto come letteratura secondaria, per così dire. Cioè, siccome Heidegger aveva pubblicato proprio nell'anno 60, credo, i suoi due volumi su Nietzsche, io ho dovuto leggere Heidegger.
cosa che non avevo mai, sì certo conoscevo Heidegger, avevo letto qualche cosa, ma non sicuramente non l'avevo mai studiato a fondo, e anche Design und Zeit avevo una conoscenza da studente, da studioso, ma insomma non proprio approfondita. Per cui ho conosciuto Chiodi solo perché a un certo punto, nei primi anni 60, ho fatto una importante per me conferenza all'Università di Torino, organizzata dal Dipartimento, dalla Società Filosofica, credo, di cui ero membro, insieme ad Abbagnano, Luzzo, eccetera. Ed era soprattutto allievo di Pareson, io. Ero laureato con Pareson su Aristotele, c'è un problema di collegamento con la connessione. C'è un piccolo problema di collegamento. Vediamo se riusciamo a... No, no, certo, dipende purtroppo dalla rete che ha il professor Gianni Vattimo a casa, quindi non, o comunque nel suo studio, chiaramente non dipende qua dalla regia. Vediamo se riusciamo a ripristinare, se no, in attesa di ricollegarci con una qualità migliore, vediamo un attimo. Io intanto ne approfitto di questo piccolo spazio per ringraziare Pier Mario Mignone, professore del Liceo Govone di Alba, per averci inviato un video di testimonianza, insomma, degli studenti, che è stato fatto, che però questa sera non abbiamo avuto modo di proiettare, però lo metteremo in coda alla registrazione sul canale YouTube del Museo Diffuso della Resistenza, quindi se avete poi piacere di vederlo, ci sarà una piccola spezzone di 12 minuti, altrimenti anche vedremo se riusciamo a caricarlo completamente, se appunto Liceo Govone ci darà l'autorizzazione. Ringrazio anche il preside Marengo, sempre del Liceo Govone. E poi approfittavo anche di ringraziare dal Centro Studi Beppe Fenoglio la presidentessa Bianca Roagno, la direttrice Bianca Roagno, la presidente Margherita Fenoglio, per averci dato anche il patrocinio per, diciamo, questo evento. Vediamo se il professor Vattimo adesso riusciamo a sentirlo meglio. Prego, professore, c'era un piccolo problema di l'abbiamo sentita male. Adesso la sentiamo bene. Benissimo, certo, la sentiamo, allora, sì, adesso sì. Parlo come se parlassi davvero. Grazie, scusatemi. Se è colpa mia, della mia rete, mi dispiace. Stavo dicendo che ho conosciuto poi Chiodi relativamente tardi, quando lui era già mio collega all'università e quando io ero un giovane assistente, credo, di Pareson, nei primi anni 60, perché soprattutto in occasione del fatto che io ho annunciato una conferenza per me molto importante, ma non so fino a che punto, per il novembre del 60, che si intitolava Chi è il Nietzsche di Heidegger? Perché in realtà nel 60 erano usciti i due volumi di Heidegger su Nietzsche, e io avevo dovuto mettermi a leggerlo, nel senso che, ripeto, era come se fosse un nuovo pezzo di bibliografia su Nietzsche, che non mi aspettavo tanto, che mi creava dei problemi, e infatti mi ha creato moltissimi problemi, nel senso che ho praticamente, credo come Chiodi, ho imparato il tedesco traducendo Heidegger, così ho imparato un po' di tedesco traducendomi con Langenscheidt, con il vocabolarietto, i volumi su Nietzsche. Ho studiato questi volumi, quindi diciamo non è sicuramente accaduto nel 60 la mia conferenza, ma andiamo nel 62, 73, non ho idea, poco prima che andassi poi a Heidelberg con la Humboldt. E
avevo fatto questa conferenza in cui, leggendo Heidegger a partire dal suo libro su Nietzsche, ricostruivo, come dire, la sua visione di Nietzsche e anche il pensiero di Heidegger. La mia conferenza è poi uscita come primo capitolo del mio libro intitolato Essere, storia e linguaggi in Heidegger, nel 63, credo. E questa conferenza è stata la prima volta che ho avuto da fare con Chiodi, nel senso che Chiodi, un bravo professore, soprattutto un gran conoscitore di Heidegger, era venuto a sentire. Mi ricordo che già allora trattava lo Heidegger che io commerciavo, che io cercavo di smerciare, lo trattava con un certo distacco, che adesso capisco persino più di allora, nel senso che allora mi dava un po' sui nervi, che il grande conoscitore di Zeit non prendesse tanto sul serio, o comunque avesse l'impressione, mi desse l'impressione di sottovalutare l'importanza degli studi su Nietzsche di Heidegger. Ma questo l'ho capito da allora, però meno chiaramente, ma proseguendo gli studi sempre di più, nel senso che io venivo da una formazione esistenzialistico-religiosa, nel senso che ero stato a lungo dirigente dell'Azione Cattolica, molto religioso, molto credente, molto impegnato nella teologia, tra l'altro, o nella sociologia della religione dell'epoca, che giusto l'Università di Torino si cominciava a coltivare sotto la guida di Barbano e l'impulso di Franco Bolzani, per esempio. Io lavoravo in questo ambito. Ma perché mi ero messo a studiare Nietzsche? Perché tutto sommato, per una formazione religiosa come la mia, Nietzsche era abbastanza eteroclito. E l'avevo cominciato a studiare perché dopo la tesi su Aristotele, che ripeto piaceva a Pareson per via degli aspetti concreti della formazione, del formale, gli aspetti fabbrilli, come si diceva allora, della produzione artistica. Dopo la tesi su Aristotele, però mi aveva lasciato, ma tutto sommato, Viano l'aveva recensito il libro della tesi, dicendo, credo con qualche ragione, che avevo fatto di Aristotele uno storicista, cosa di cui ero molto contento, ma in realtà non corrispondeva né alla mia formazione fondamentalmente neotomistica, perché io ero stato discepolo di un grande studioso di San Tommaso, Pietro Caramello, che mi faceva studiare San Tommaso. Io avevo letto Aristotele con i commenti di San Tommaso, eccetera, eccetera. In ogni caso, finita la tesi su Aristotele, io avevo cominciato a leggere Adorno. Perché? Perché era di moda, l'avevano tradotto in quegli anni, ed era il grande pensiero della teoria critica, insomma, fondamentalmente. E allora, Pareson mi aveva detto, ma scusa, cosa ti metti a studiare Adorno? Alla base di tutto, di molto questo pensiero antimoderno, antilluminista, c'è Nietzsche. E quindi io all'epoca ho cominciato a studiare Nietzsche e mi ricordo di aver letto come prima cosa nietzschiana un libro breve di Nietzsche intitolato Sull'utilità e il danno della storia per la vita. Della storia vuol dire degli studi storici, cioè delle storie, non della Geschichte. E ho letto questo libro, lo ricordo perché siamo in tema di ricordi personali, l'ho letto per la prima volta accanto al rifugio del Teodulo, sotto il Cervino,
dove ero andato un'estate, un pezzo di estate, a passare alcuni giorni, dove di giorno sciavo quel poco che si scia la mattina quando c'è ancora un po' di neve dura, e poi di pomeriggio leggevo. E ho letto lì, su questo spiazzo, davanti a Teodulo, il libro di Nietzsche, la seconda considerazione inattuale, intitolata sugli studi storici, sul danno degli studi storici per la vita. Per dire che la mia formazione all'epoca, per quanto riguarda Heidegger, era praticamente all'inizio. Tutto il mio discorso, tutto il mio libro sull'essere storia e linguaggio in Heidegger lavora pochissimo su Sigmund Freud. Lavora soprattutto sull'Heidegger tardo, sull'Heidegger post-svolta, e credo per questo fin dall'inizio Chiodi non fosse particolarmente entusiasta del mio lavoro, tanto che alla fine della conferenza ho fatto un intervento in cui un po' amichevolmente, ma mi diceva: a proposito dell'essere, ricordati che in piemontese, nelle Langhe, quando uno deve sposarsi con una ragazza, dicono "Andiamo a vedere l'esse", andiamo a vedere le sostanze, cioè la dote, cosa porta, cosa possiede, eccetera, eccetera. Io sono rimasto a quel Chiodi lì. Però con Chiodi sono rimasto sempre molto amico e molto, molto ammirato, intanto perché ho cominciato a leggere seriamente Sigmund Freud e mi sono reso conto dello sforzo immane che Chiodi aveva fatto, essendo il primo traduttore, a parte il messicano, che però era cosa molto poco conosciuto in Europa all'epoca, però era il primo traduttore dal tedesco di questa lingua molto misteriosa che era quella di essere tempo. E poi sono rimasto, devo dire che verso Chiodi c'era nella mia tradizione personale una specie di legame di famiglia, perché Pareyson parlava sempre molto di Chiodi, ricordava il loro legame nella resistenza e tutto sommato mi ha trasmesso questa specie di venerazione per questo intellettuale piemontese che voleva andare a vedere l'esse, come mi aveva detto, e che io ho sempre profondamente venerato, devo dire. Sono contento di essere qui anche per testimoniare questo legame, questa venerazione. Che strada abbiamo preso Chiodi e io nella lettura di Heidegger? Perché questo è poi importante. Ma Chiodi aveva letto Heidegger soprattutto come esistenzialista. E Pareyson era molto legato a questa visione di Heidegger, tanto che io stesso, quando ho cominciato a studiare il mio Heidegger, cioè lo Heidegger ontologo, sono stato, non dico in polemica con Pareyson, ma mi sono sentito come se, non come se lo tradissi. Certo, Pareyson leggeva Heidegger soprattutto pensando a Kierkegaard, pensando alla religione, pensando alla filosofia della religione, mentre io, quello Heidegger che leggevo nel libro su Nietzsche, era uno Heidegger soprattutto dedicato alla storia della metafisica, e quindi persino riguardo alla storia della metafisica ho avuto qualche, non screzio, ma insomma qualche differenza da Pareyson, perché tutto sommato Pareyson non condivideva tanto la mia polemica antimetafisica,
che io forse prendevo di più da Gadamer, che nel frattempo avevo letto e tradotto, tra l'altro. Anch'io ho fatto un lavoro di traduzione non indifferente, perché Gadamer sono 600 pagine, più design inside, però meno difficile, effettivamente, molto più amichevole, molto più leggibile, tutto sommato. Comunque, come siamo andati avanti, io e Chiodi, su Heidegger? Io ho proceduto leggendolo soprattutto come ontologo, come teorico della storia della metafisica. La storia della metafisica è quella storia nella quale alla fine dell'essere come tale non è più nulla. Era una frase di Heidegger che mi ricordavo all'epoca. E invece, come dire, Chiodi è rimasto legato allo Heidegger fenomenologo, esistenzialista, con cui io ero molto simpatizzante, ma di cui non sapevo bene cosa farmi, diciamo la verità, cioè adesso non esageriamo, ma insomma siamo come due filoni dell'heideggerismo torinese che per un lato ha più legami con essere tempo e con l'esistenzialismo. E questo è rimasto anche in Heidegger e in Pareson. Cioè Pareson, nelle sue revisioni sull'esistenzialismo, che sono tra le ultime cose che ha scritto nei suoi ultimi volumi, è fondamentalmente piuttosto simpatizzante con l'orientamento di Chiodi che col mio e con quello di Gadamer. Per cui devo dire che c'è qui nella tradizione heideggerologica torinese, c'è come una bipartizione che da un lato vede me indegnamente come diciamo riprendente nell'ontologia ermeneutica e nel pensiero debole, eccetera, l'eredità dello Heidegger antimetafisico e post-metafisico ontologo. Dall'altra parte c'è Chiodi, che rappresenta, insieme a Pareson, tra l'altro, una direzione più esistenziale del pensiero heideggeriano. Chi ha avuto ragione alla fine? Non lo dico per piaggeria celebrativa, ma tutto sommato devo confessare che se dovessi dichiarare chi ha vinto in questa disputa tra Chiodi e Vattimo, ha vinto Chiodi, cioè ha vinto Chiodi nel senso che anche Pareson è rimasto più legato alla tradizione esistenzialista, e io stesso oggi di Heidegger preferisco sviluppare l'aspetto religioso esistenziale che non quello ontologico stretto. È vero che qui bisognerebbe distinguere in sé, come dire, molto circostanziale. Però grazie professor Vattimo, la ringraziamo per il suo intervento, perché dobbiamo, diciamo, purtroppo le finisca pure questa parte, la invitiamo solo a concludere. Va bene, no, stavo dicendo che la mia visione in questo momento di Heidegger è che solo una filosofia religiosa del tipo di quella che Pareson ha coltivato nell'ultimo periodo della sua vita può dare un senso al pensiero di Heidegger oggi. Grazie. Grazie a lei. Tra l'altro, grazie mille per il suo intervento. Tra l'altro io...
personalmente il professore gli sono debitore, perché grazie a un suo testo Tecnica e Resistenza sono riuscito a superare un esame di filosofia teoretica. Avevo iniziato a studiare Heidegger ma non avevo capito nulla, quindi invece grazie al suo testo che aveva scritto per gli studenti del Politecnico mi sono salvato, mi sono riuscito a superare questo esame di filosofia teoretica, quindi le sono personalmente debitore. Passando dal Politecnico, sì. No, era storia e filosofia, ma il testo, insomma, scelsi questo qua, era un escamotage per non studiare Heidegger. Grazie, grazie ancora per il tuo intervento. Bene, ringraziamo il professor Gianni Vattimo e diamo la parola quindi per le conclusioni al direttore Luciano Boccalatte e a Roberto Mastroianni. E credo che sia acceso, Luciano. Vai, prova. Attivate? Vediamo se non va, proviamo un altro. Eccoti. Adesso. No. Non sono conclusioni. Scusa, Luciano. Grazie. Mi limito intanto a sciogliere un debito di riconoscenza. Io non, tra le maschere e i miei occhiali, non sono riuscito a vederlo e non so se fosse presente, ma voglio ringraziare il figlio di Pietro Chiodi, perché ha consegnato al nostro istituto, all'Istituto per la Storia della Resistenza, la corte di guerra del padre e un album fotografico che riguarda soprattutto una parte familiare, ma anche l'attività di Chiodi come docente universitario. Veniva ricordato prima la consegna della medaglia d'oro del 49 alla città di Alba da parte del presidente Einaudi. C'è una foto in quell'album proprio di quell'occasione. Dicevo, le mie non mi addentro sulle questioni filosofiche, i miei unici due esami di filosofia risalgono a più di mezzo secolo fa, quindi adesso sarei senz'altro bocciato, quindi non. Però voglio riprendere brevissimamente, proprio con tre titoli, degli spunti che sono venuti soprattutto dalle testimonianze degli ex allievi. Anzi, devo un ringraziamento anche in particolare a Piero Revello, perché quel fascicolo di Chiodi è stato ritrovato da lui, ci siamo parlati anni fa e poi l'ha condiviso con tutti noi, no? Ecco, allora, uno dei punti mi sembra interessante, perché nelle brevi testimonianze che Chiodi durante le sue lezioni, in cui si riferiva alla sua esperienza partigiana, dalle testimonianze dicevate voi, erano molto poche, però è venuto fuori un termine che secondo me è centrale, perché è stato detto: non ci parlava della resistenza in modo strappalacrime. Allora, questo è un nodo centrale, perché quello che gli storici hanno definito come paradigma vittimario, che è diventato poi predominante nella visione, come dire, nella coscienza collettiva comune, e in realtà è la copertura, cioè, dobbiamo, lo dico molto brutalmente, e la copertura del fatto che l'Italia è un paese aggressore nel 1940, poi nel 1943 cambia campo, ma quel tre anni sono tre anni fondamentali dove l'Italia ha condotto la guerra a fianco dei tedeschi e perdendo la guerra. Quindi questo, evidentemente, Chiodi aveva chiaramente, chiarissimamente, questo concetto nella sua concezione, perché chi fa quella scelta e cade per quella scelta non è una vittima, è un combattente che cade per una scelta precisa. Quindi questa distinzione credo l'avesse molto chiara. L'altro punto è quando è quel riferimento che è venuto fuori brevemente, ma che mi pare estremamente interessante, e quando è stato detto: beh, ci ha
indirizzati per lezioni a Raimondo Luraghi. Raimondo Luraghi era un ufficiale all'8 settembre 43 sul confine italo-francese, partecipa alla resistenza nelle formazioni Garibaldi, diventa comunista e nella redazione torinese dell'Unità, che aveva un suo carattere diverso da molte altre redazioni dello stesso giornale, e rompe in modo non traumatico con il Partito Comunista nel 1957, al 56 e al 58. Nel 61 è docente al liceo scientifico Cavour, e quindi qui nasce un rapporto. No, non è un caso che i suoi ragazzi vengano indirizzati a Raimondo Luraghi, primo per un'esperienza partigiana, e poi secondo me, qui è proprio una riflessione che mi veniva, ma in quello splendido testo che è Fenoglio, scrittore civile, di Chiodi, c'è una frase rivelatrice, perché racconta la sua distanza politica nell'immediato dopoguerra. Fenoglio era stato un partigiano delle formazioni autonome di Mauri, e quindi l'anticomunismo, diciamo pure, era presente in quelle formazioni, che pure hanno avuto un ruolo importante. E dice però piano piano ci siamo riavvicinati, ed uso una frase secondo me significativa, ma la butto lì come suggestione, perché andrebbe chiaramente approfondita: ci siamo incamminati insieme lungo i sentieri amari della sinistra non comunista, i sentieri amari. Ecco, allora questo è un ci apre un orizzonte molto vasto che ovviamente non possiamo affrontare oggi. Un ultimo punto: è stato si è parlato della difesa del tricolore. E allora a me è venuto anche qui come suggestione, in quel volume dove è riportato delle lettere di Fenoglio, dove è riportato il testo appunto di Fenoglio, scrittore civile, è preceduto da uno straordinario testo di Fenoglio che si riferisce al partigiano Scaglione, a Tarzan, che muore nello scontro di Valdivilla nel febbraio del 45. Viene catturato, rifiuta di passare alla Repubblica Sociale che l'aveva catturato, e viene abbattuto con una raffica di mitra alla schiena. E Fenoglio, ricordandolo e ricordando che era giusto intitolare una strada, come c'è oggi ad Alba, a Scaglione Tarzan, dice: sono tre. Quell'episodio rappresenta tre punti che dovrebbero essere scolpiti nel cuore degli italiani. Uno scritto della fine del 45, e le tre parole chiave che lui indica sono valore, fratellanza e fedeltà alla bandiera. Ecco, credo che questi tre termini in qualche modo li potessero accomunare. Grazie. Uso quello di Luciano perché è più facile. Allora, una chiusura momentanea di questa prima giornata. I lavori continuano domani in un'altra sede, nella sede che, come dire, principe per le scienze torinesi e italiane, che è l'Accademia delle Scienze, un convegno di colleghi, ex colleghi, ex allievi. Ci sarà anche Cesare Piacciolla, ci sarà Giuseppe Cambiano, ci saranno anche dei giovani filosofi chiamati a rileggere le questioni aperte da Chiodi. Io vorrei soltanto dire tre cose e rimandarvi a domani. La prima è che un museo come il nostro ha la necessità di svolgere la sua funzione di archivio prima che ancora di museo, cioè di archivio di storie. E noi oggi abbiamo assistito in qualche modo a una forma di archivio vivente, perché abbiamo potuto mettere
in mostra per il nostro museo, che è un museo senza oggetti, delle storie raccontate da alcuni protagonisti. E questo è fondamentale, come è fondamentale secondo me che questo museo, che ha deciso di proiettare l'esperienza resistenziale come suo nucleo fondativo della coscienza e della comunità all'interno del secondo Novecento e diventando un museo della deportazione, della guerra, dei diritti e della libertà, e poi traghettare anche con il Polo questi valori che in parte vengono inverati nella Costituzione e nella Repubblica nel XXI secolo, con uno sguardo largo, delle attività larghe che possono essere condotte anche con linguaggi della contemporaneità molto più pop, anche con un approccio alla didattica nelle scuole molto più friendly, anche con mostre che apparentemente c'entrano poco, come la Resistenza, come la performance di Alessandro Bulgini che abbiamo in modo quasi clandestino fatto realizzare nell'Esedra, Piazza Antonicelli, il 20 giugno. È giusto che questo museo, che fa tante cose, che vuole fare tante cose sulla contemporaneità, non perda di vista il nucleo fondamentale. E non lo perde di vista perché all'interno di questo museo, oltre le competenze, le qualità dei suoi dipendenti e collaboratori, come ho detto all'inizio di questo pomeriggio, c'è l'apporto scientifico fondamentale dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Archivio Cinematografico Nazionale della Resistenza. Allora, per noi è fondamentale che questo rapporto tra ricerca, studio, avete visto nell'intervento di Andrea, ripeta i materiali del Chiodi partigiano, il suo fascicolo, i documenti. Ecco, questo ruolo di conservazione, questo ruolo di conservazione museale, storico, archivistica, è un pezzo. Dopodiché c'è il pezzo del tentativo di riportare questi valori e i valori della cultura della pace, della democrazia, della libertà e dei diritti in questo strano e complesso mondo contemporaneo. E io credo che lo si possa fare anche restituendo figure come quella di Chiodi senza evitare la geografia. Dico la geografia perché questo pomeriggio non è stato agiografico. Io uso sempre il parallelo per cui i musei sono come dei templi della comunità laica, e nei templi ci stanno anche i santi, a volte è importante non fare troppa geografia, ma restituire in qualche modo la complessità delle figure. E qui arrivo al secondo punto. La comunità di ex allievi di Chiodi, siano stati i suoi allievi all'università, poi i suoi colleghi, i suoi amici, come dire, siano stati anche i suoi allievi del liceo, sono stati tutti legati assieme da una specie di attività esemplare del loro maestro, che li ha fatti diventare essi stessi dei piccoli maestri di impegno civile da una parte e di rigoroso studio dall'altra. È stato citato più di una volta Cesare Pianciola quest'oggi. Evidentemente Cesare Pianciola è stato uno studioso importante di alcune questioni filosofiche, ha fatto il professore di liceo, ma ha anche fatto l'uomo che animava l'impegno civile, dalla lotta per i diritti fino alla lotta per la laicità dello Stato e un sacco di altre cose. I suoi allievi del liceo Alfieri, che hanno parlato prima, sono persone che hanno mantenuto la lezione di Chiodi trasportandola nella loro vita comune. Un amico che oggi è qui come pittore, che si chiama Pino Chiezzi, quando io per la prima volta ho sentito parlare di Chiodi, quasi 20 anni fa, cioè quando io avevo letto Banditi da ragazzo, ma la prima volta che ho sentito parlare di Chiodi ero all'università. Io e Pino all'epoca avevamo un pezzo di attività civile in comune e ricordo la figura di Chiodi letta anche dagli occhi di Pino. Mi sembra interessante che un professore di liceo sia riuscito a condurre a scelte esistenziali così importanti, ha detto anche Zubini. E questo a me sembra un importante antidoto
per quella specie di svolta neoscolastica che la filosofia e le scienze umane stanno avendo in questo momento, in cui sembra che filosofia e scienze umane siano separate dalla realtà. Invece la figura di Chiodi, come la figura di alcuni altri che a me sono stati maestri, non per ultimo Gianni che ha finito di parlare poc'anzi, dimostrano che ha ancora senso un legame indissoluto tra testimonianza, impegno civile, scelte esistenziali e studio. E questa mi pare un'ottima lezione da portare nella contemporaneità, anche in questa strana contemporaneità di Instagram e Facebook. Terza cosa con cui chiudo, domani ci sarà un approfondimento scientifico, eccetera. Io penso e spero che questa sia la prima di tante occasioni in cui Istoreto, NCR e museo si ritrovino almeno una volta all'anno a in qualche modo indagare il tema della resistenza in modo forse anche un po' obliquo, non solo con tematiche resistenziali ma anche attraverso figure. Io ne ho già parlato con Luciano, ne ho anche in parte accennato a Massimo Mori. Sarà mia intenzione quella di proporre una specie di istituzione di una Chiodi Lectures annuale, ad esempio, così non parleremo più di Chiodi, ma magari parleremo di faremo parlare qualche giovane studioso internazionale che sui temi che Chiodi ha toccato in modo tangente potrà in qualche modo vivificare temi e insegnamenti e non soltanto testimonianze. Vi ringrazio molto della pazienza, vi invito domani all'Accademia delle Scienze per chi si è prenotato, sono felice di essere sopravvissuto, finisco con una piccola citazione, sono felice di essere sopravvissuto, nessuno mi ha interrogato sul concetto della libertà nella storia della filosofia moderna. Magari dal pubblico qualcuno vuole farsi delle domande. Adesso finisco l'intervento, poi nessuno mi ha interrogato sul concetto di libertà nella storia della filosofia moderna, Vattimo non ha rivoluto indietro la laurea che mi ha dato quasi 20 anni fa, i miei amici e colleghi che sono uniti da questo insegnamento di Chiodi si sono ritrovati in una stanza, tutti assieme, a 50 anni dalla morte di un maestro e di un partigiano. Vorrei citare come ultima cosa e poi vi passare la parola, esce in questi giorni, anzi credo che sia già uscito, un libro curato da Cesare Pianciola, che Pietro Chiodi, Beppe Fenoglio e la Resistenza, per l'edizione dell'Asino. In questo volume si trova un articolo di Chiodi scritto il 28 settembre 1952, in cui parla dell'orgoglio di essere partigiano, cita molte cose, vi invito a leggerlo in questo libro curato da Cesare Pianciola. Vi farei soltanto 3 citazioni che mi sembrano necessarie per chiudere questa serata. Sono orgoglioso di aver fatto il partigiano quando incontro l'ebreo senza triangolo giallo e il negro a braccetto con una bianca, perché so che gli uomini, a differenza dei cavalli, non si dividono in razze. Sono orgoglioso di aver fatto il partigiano quando vedo le fotografie dei campi di Dachau e di Buchenwald, perché so di aver contribuito a cancellarli dalla faccia della terra. Sono orgoglioso di aver fatto il partigiano quando tocco con mano che i nemici della nostra causa coincidono con i nemici della libertà umana, dell'elevazione degli umili e dei poveri, con gli esaltatori della violenza e dell'oppressione. Continua. Ma soprattutto sono orgoglioso di aver fatto il partigiano quando qualcuno mi dice che non dovrei esserne orgoglioso, perché penso che sono io che, combattendo per la libertà, gli ho conferito il diritto di dirmelo. Vi ringrazio per la pazienza e per il pomeriggio. Andrea? Credo forse di essere già microfonato, ma volevo ringraziare personalmente anche Pino Chiezzi, che vedete l'autore di questa bella locandina, lì abbiamo utilizzato un suo quadro.
e quindi insomma è anche merito suo se siamo riusciti a realizzare anche questa grafica. Ringrazio tutti voi per l'attenzione, non so se c'era qualcuno di voi che aveva piacere di fare un'ultima battuta o una domanda, altrimenti visto anche i tempi vi congediamo e insomma per chi di voi avesse piacere domani ci sarà questo evento all'Accademia delle Scienze, credo che non ci siano più posti disponibili, ma bisogna provare insomma a contattare loro, altrimenti ci sarà registrato e sarà accessibile anche online insomma questi interventi. Grazie veramente per la vostra attenzione. Siamo nel 1941, quindi andiamo indietro nel tempo. Io, Cesare allora, battaglino, proveniente da Vezza, ragazzotto di 17 anni, 16, mi trovo in seminario in prima, liceo, insegnante di filosofia, era Monsignor Bussi, aveva detto, Don Bussi, vi porto a parlare di un problema tutto particolare di filosofia che è l'esistenzialismo, mettendovi al corrente di quello che sta facendo il professor Chiodi, che sta traducendo in italiano Heidegger, l'essere e il tempo. E noi naturalmente prima liceo avevamo appena iniziato i corsi di filosofia, quindi capivamo quel che potevamo capire. A un certo punto ci vediamo in cattedra il professor Chiodi, amico di Monsignor Bussi, il quale viene a spiegarci chi era Heidegger, l'esistenzialismo heideggeriano e quant'altro. Mi iscrissero a dare l'esame d'ammissione al ginnasio liceo Govone. Venendo dal contado ho incontrato qui molti amici albesi, molti altri che venivano dal contado come me, che venivano da Barbaresco, dalla zona dei Roeri, che arrivavano magari in bicicletta, tutti quanti al mattino presto. Nel liceo poi abbiamo incontrato dei professori come Chiodi, il quale ci seguì per 3 anni, nei 3 anni del liceo. Era veramente un personaggio magnifico, che ci insegnava storia ma non voleva sapere le date, voleva sapere i motivi e i perché avvenivano certi avvenimenti, certe guerre, certi movimenti di popolo, perché era arrivata la rivoluzione francese. Ci ha insegnato la filosofia e la storia del mondo. Arrivava con la moto molto vecchia, aspettava un chaperone, ma lui la faceva andare. Mi ricordo sempre che all'inizio dell'anno voleva dare sempre un titolo, e l'ultimo titolo che ricordo molto bene quest'anno, parliamo della morte. Anziché studiare la storia della filosofia, lui ci voleva fare ragionare dalla filosofia dell'uomo, che a un certo punto ti interroghi e dici, ma cosa faccio, cosa sono, cos'è questa vita? Un cuore di questa filosofia è un quaderno scritto da me, e qualche volta ho capito che c'è qualche paroletta cancellata, modificata, e ho capito poi che era di Chiodi, che aveva aggiunto in amicizia qualche correzione. Ho finito il liceo in modo molto burrascoso, voi sapete, perché a un certo punto con la dell'alba massacrata dai tedeschi, dei SS, che erano arrivati qui nel 9-10 settembre.
frequentato la quarta e quinta ginnasio al liceo Govone nel 43, 44, 44, 45, erano gli anni della lotta di liberazione, tant'è vero che molte lezioni le facevamo in cantina, quando suonava l'allarme ci portavano in cantina. In quegli anni, e mi pare proprio nel 43, 44, Don Bussi ha svolto anche era professore di filosofia anche al liceo Govone. L'incontro invece con il professor Chiodi avvenne nel liceo. Tanto diciamo, una premessa, erano i capifila della cultura, perché Alba in quel momento aveva dei grossi personaggi culturali, e se Chiodi rappresentava la cultura laica, diciamo, Don Bussi era la cultura cattolica. Veramente ci fu un movimento d'oro in quel periodo, in cui venivano instillate nuove cose, nuovi momenti di riflessione sul valore della vita, sul valore della libertà, sul valore della giustizia, col pericolo di magari di venire denunciati. Era un insegnante affascinante, Chiodi, ecco, cioè non astratto, non pesante, cercava di radicare alla realtà, ecco, l'insegnamento, e faceva anche delle battute, per esempio quando parlava di Vittorio Emanuele II, e c'era poi il riferimento a Fontana Fredda, alla Bella Rosin, eccetera, eccetera. Diceva che ben a ragione fu poi chiamato padre della patria, perché aveva figli dappertutto. E poi accettava anche l'intervento degli studenti, non mi faceva pesare di essere lui il professore e io l'allievo impertinente. All'inizio del liceo, in prima liceo, come in scienze di filosofia, ci fu un supplente, perché Chiodi aveva chiesto evidentemente un periodo di riposo, poi non so, perché aveva fatto la guerra partigiana, eravamo alla fine del 45. Certo, all'inizio non era proprio a suo agio nelle vesti di professore, perché dopo tutta l'esperienza che aveva avuto in guerra non si perdeva nei particolari, nei dettagli, ecco. Approfondiva tutto il tema, l'argomento, ma con grande chiarezza e grande capacità di sintesi. Noi incontrammo Chiodi nel dopoguerra, scampato alla guerra, scampato alla prigionia, indebolito e provato nel fisico, ma nel pieno della sua forma come insegnante. Io penso che ne basti uno di questi maestri nel curriculum scolastico di un giovane. E quell'uno basta, e a quell'uno si pensa quando si pensa agli anni del liceo. Ascoltare Chiodi era maturazione intellettuale e umana. Ci parlava di libero arbitrio. E io avevo genitori proprietari di una macelleria in Piazza Rossetti, che era una piazza di mercato. Da noi in casa si parlava il dialetto, ingentilito dalle facezie di nostro padre, incupito dalle angosce di nostra madre. E in questo ambiente non avevo mai sentito parlare di libero arbitrio. Forse l'avevo visto vivere, ma senza saperlo, perché i miei genitori avevano scelto di essere antifascisti. Ricordo Chiodi in classe. Entrava con quella sua andatura che era morbida, un po' dondolante, dovuta all'artrite naturalmente, e un aspetto un po' anche trasandato, che nulla toglieva però all'eleganza della sua persona. La sua lezione fluiva così naturale, anche strutturata e nutrita da una riserva di conoscenza, di riflessioni, di esperienza, di spirito critico.
ma anche di pietas e di umanità. Un giorno ci raccontò in classe un fatto del periodo della Resistenza, quando Chiodi era partigiano. Raccontò di un fascista preso prigioniero e questo fascista, nell'imminenza di essere fucilato, proruppe in una disperata invocazione: «Oh Dio sergente, Chiodi partigiano, ne perorò la liberazione immediata, la sua rimessa in libertà, per via di quel Dio sergente». Chiedere aiuto, diceva, a un Dio guerriero, a un Dio graduato, riportato anche lui nella condizione bellica che tutti stavano vivendo e nel bel mezzo della guerra. Vengo da una famiglia della buona borghesia albese, figlia di un avvocato, e avevo ricevuto una formazione molto rigida e soprattutto molto tradizionale, ecco. Arrivata al liceo ho avuto questo impatto col professore Chiodi, che è stato veramente la mia levatrice, ecco. Ha fatto un'operazione di maieutica nel termine socratico, ecco, parlando di filosofi, e perché mi ha tolto dalla banalità delle cose che pensavo e mi ha dato un altro modo di pensare, un altro modo di vedere le cose, ecco. Ci obbligava a comprare il giornale al mattino prima di andare a scuola. Alcuni prendevano La Stampa, altri prendevano Il Corriere e L'Unità. E poi ci faceva confrontare le notizie, che dovevamo andare oltre la notizia così che ci veniva propinata. Era intanto un uomo molto affascinante, veramente molto affascinante. Noi ragazze eravamo tutte un po' innamorate. Aveva delle splendide mani che esibiva molto, ne esibiva bonariamente. Io ricordo delle lezioni sue su Socrate e Platone che mi sono state impresse proprio, e soprattutto Kant in seconda liceo. Questo è stato un periodo veramente arricchente, ma anche travagliato dentro di me. Partiamo di Alba degli anni 50, in cui si vissero degli anni stupendi per quanto riguarda la cultura, l'umanità. In Alba c'erano dei personaggi eccezionali: il professor Chiodi, che insegnava filosofia al liceo classico, c'era Pino Gallizio, e poi c'era Beppe Fenoglio. Io ho avuto la fortuna di avere come insegnante di filosofia il professor Chiodi, ma in realtà filosofi io ne ho avuti due: uno era Chiodi e l'altro era Don Bussi. Chiodi è quello che mi ha instradato a essere appassionato per conoscere la Resistenza. Quindi devo dire grazie a Chiodi se questa passione mi è nata allora e continua. Lo immaginate, Alba negli anni 50 era una città bacchettona, poi noi eravamo, l'educazione di 60 anni fa era ben diversa, cioè oggi i giovani di oggi non si rendono conto di come erano gli studenti di 60 anni fa. Allora eravamo molto chiusi. Chi ci ha aperto la mente è stato Chiodi. Quindi, oltre che insegnarci la filosofia e la storia, ci ha aperto la mente, era veramente un maestro. Ecco, noi di Chiodi io non mi ricordo più le lezioni di filosofia, le lezioni di storia, ma mi ricordo le lezioni di vita.